Bene, allora grazie e benvenuti all'ultimo incontro di questa edizione 2017 della Scuola per la Buona Politica. Lavorare stanca è il titolo abbastanza provocatorio di questo incontro. È un incontro, l'ultimo incontro che vuole essere un po' una riflessione abbiamo sugli aspetti umani, sugli aspetti sociali del tema di quest'anno. E siamo partiti in questa riflessione da un libro, Felici e Sfruttati, di Carlo Formenti, che è il signore che sta qui al centro, che ringraziamo per Grazie aver a voi. accolto il nostro invito. E ringraziamo anche i due discussant di questo incontro, che sono Onofrio Romano alla sinistra e Marco Panara qui a fianco a me. Insomma, abbiamo ragionato di quanto la tecnologia, l'innovazione, questa rivoluzione 4.0 stia cambiando non solo le dinamiche, i processi di lavoro, ma quanto adesso oggi vedremo quanto stia incidendo sulle dinamiche sociali. Oggi l'incontro si svolgerà in maniera diversa rispetto agli altri incontri. Ci sarà la relazione del professor Formenti e poi Marco Panare e Onofrio Romano discuteranno questa tesi. Vediamo poi alla fine se avrete voi anche delle domande. Nel frattempo lascio la parola al professor Formenti. Ringrazio. Allora, per me, riaffrontare questo tema, a cui, diciamo, su cui mi ero concentrato abbastanza a lungo e l'ultimo prodotto è stato questo libro che hai appena citato, è un po' un tornare indietro a un lavoro sia pur relativamente recente, nel senso che da qualche anno non mi occupo più di sociologia della rete. Ma sono tornato, come dire, ai miei primi amori, cioè io di formazione sono un politologo e quindi in questo momento diciamo che la sociologia politica offre, per quanto mi riguarda, mi offre più stimoli di riflessione della sociologia della rete, in particolare i miei ultimi lavori riguardano tutti il tema del populismo barra populismi, cioè delle varie forme di quelle che a mio parere sono la forma politica che sta assumendo il conflitto sociale o la lotta di classe, se vogliamo usare una categoria un po' desueta, nell'era del capitalismo neoliberista. Però facciamo questo piccolo passo indietro e torniamo un attimo a questi. Anche perché nel frattempo c'è stata, diciamo, un'ulteriore evoluzione e radicalizzazione dei processi che erano già in corso dai primi anni del 2000, sostanzialmente. Allora, la prima cosa da chiarire è che qui non vorrei innescare un'ennesima dibattito fra tecnoentusiasti e tecnocatastrofisti, diciamo così, nel senso che io ritengo di avere una posizione da questo punto di vista che definisco, mi autodefinisco, non so con quale fondamento realista, fra virgolette. A me la tecnologia interessa non in termini filosofici, cioè dal punto di vista di una critica della tecnica come quella di, non so, di un Heidegger, o di altri autori come Jacques Ellul o Gunther Anders, no? Ma mi interessa in realtà da un punto di vista prettamente sociologico-politico e sociologico-economico, cioè cosa offre la tecnica, che condizioni di possibilità dischiude in un senso o nell'altro. E quindi rinvia poi al modo in cui si interfaccia, viene prodotta da un lato, dalla società in generale, della società, delle sue varie articolazioni sistemiche, economica, politica, eccetera, e dall'altro controreagisce nei confronti della società, influenzandone in parte l'evoluzione.
Allora, il punto da cui vorrei partire è la grande narrazione, il grande entusiasmo, la grande ondata di speranza che era stata accesa dalla cosiddetta rivoluzione digitale, o comunque dalla o anche, come alcuni l'hanno definita, dalla terza rivoluzione industriale fra la fine degli anni 80 e l'ultimo decennio del secolo scorso, negli anni 90. In sostanza, quello che veniva teorizzato da sociologi, da studiosi della tecnologia, moltissimo da giornalisti e da personaggi che facevano volgarizzazione o diffusione dei temi della tecnologia, come l'apertura di un'era completamente nuova che avrebbe rivoluzionato completamente l'economia, la politica, le relazioni sociali, in generale operando in tutti questi campi in direzione di una ridistribuzione del potere e di una democratizzazione di tutti questi sistemi. Democratizzazione dell'economia, cioè è di allora tutto il discorso sulle piccole imprese innovative, sulle start-up, e sulla loro capacità di competere contro i colossi della vecchia economia, di metterli in difficoltà, in sostanza, no? Di accentuare ed accelerare in progressione geometrica quella funzione che gli americani chiamano disruption, cioè di rottura, sconvolgimento, partendo un po' dalla definizione di un grande economista come Schumpeter, nei confronti degli equilibri consolidati di potere all'interno dei vari settori economici e di rimettere in discussione tutto, ma soprattutto di aprire la possibilità a una quantità di operatori, di agenti economici enormemente superiore che in passato, di accedere alle risorse, di competere, di ottenere uno spazio, importante, un ruolo importante all'interno della concorrenza e della competizione economica. Un altro punto che veniva fortemente sottolineato era la crisi, diciamo, delle forme classiche, dei rapporti di lavoro, no? Il lavoro dipendente che viene progressivamente, se non sostituito del tutto, in parte sostituito da nuove forme di lavoro autonomo, di lavoratori indipendenti, oppure all'interno dello stesso lavoro dipendente si creano nell'impresa degli spazi di autonomia e di iniziativa molto grandi per i lavoratori, soprattutto per i lavoratori ad elevata qualificazione. Il modello era sempre questo delle imprese della Silicon Valley e quindi i vari Google, che però poi è arrivata dopo, e altri di queste imprese innovative che crescevano a una velocità vorticosa, nate per lo più a cavallo di passaggio fra i due millenni e poi rapidamente cresciute nel primo decennio del nuovo millennio, fino a teorizzazioni molto più ardite dal punto di vista di una vera e propria trasformazione anche del modello produttivo, delle relazioni sociali. Pensiamo a un attore come Yochai Benkler, per esempio, che è stato assunto come il massimo teorico di un'economia del dono del XXI secolo, cioè la sua idea fondamentalmente partendo da una riflessione che assumeva modello alcuni settori specifici, in particolare quello degli sviluppatori di software libero, di software open source, o gli estensori dell'enciclopedia libera Wikipedia, no? Come modello di una forma di lavoro gratuito che non era motivato dall'esigenza di ottenere un immediato riscontro economico per la propria attività lavorativa, ma era motivato soprattutto dalla volontà di innovare, di migliorare il mondo, tra virgolette, genericamente, di portare un contributo alla trasformazione della società in positiva. Quindi costruzione di reti sociali, cooperative, gratuite, che però, secondo Benkler, non erano in alternativa alla persistenza di un'economia di mercato. E anzi, l'invito che faceva Benkler alle imprese era quella di appropriarsi in qualche modo di questa capacità spontaneamente creativa prodotta da queste comunità,
libere di cooperazione sociale che si creavano attraverso internet per creare nuovi modelli di business, per sviluppare ulteriormente l'innovazione sia tecnologica che culturale e sociale. Insomma, questo quadro generale presentava una società che sarebbe stata più libera, più democratica, con più capacità di partecipazione da parte di tutti, dei cittadini. Questo vecchio, se vogliamo, era il ripresentarsi in una forma aggiornata dopo l'introduzione di internet e delle reti di computer di vecchie utopie hacker degli anni 70 e degli anni 80, no? Uno dei grandi fondatori della cultura hacker americana. Era l'idea secondo cui mettere in mano dei personal computer a ogni cittadino avrebbe voluto dire creare un processo di empowerment, come dicono gli americani, cioè di dare a ognuno uno strumento formidabile per poter acquisire conoscenza, informazione, autonomia lavorativa, indipendenza economica, eccetera, eccetera. Allora, passiamo, diciamo, da questo grande scenario di riforma, di utopia, di trasformazione sociale radicale, alla realtà che ci troviamo davanti oggi. C'è stato un effettivo superamento della concentrazione del potere, partiamo dal livello economico in senso stretto, nelle mani di poche imprese, come avveniva all'interno della vecchia economia, dell'economia tradizionale, attraverso questa trasformazione che non è solo tecnologica, appunto, che è una trasformazione di modelli culturali, produttivi, economici, sociali, eccetera, eccetera. Beh, vi cito alcuni dati che sono presenti in questo inserto uscito la settimana scorsa, Economia del Corriere della Sera. Allora, in soli 10 anni, 4 dei 5 giganti che dominano la borsa per capitalizzazione, la borsa intendo Wall Street, per capitalizzazione sono cambiati. Di questi 5 è rimasta solo Microsoft. Precedentemente gli altri 4 posti erano occupati da 2 grossi colossi del settore petrolifero, la Exxon e la Shell Oil, dalla General Electric, che è una multinazionale che fa innovazione a 360 gradi, sicuramente non solo e non prevalentemente nel settore delle tecnologie digitali, e da Citigroup, che fondamentalmente è un gruppo finanziario immobiliare. I posti di questi 4 signori sono oggi occupati da Apple, Google, Amazon e Facebook, che sono diventate 4 imprese che dominano in una proporzione assolutamente impensabile fino a poco tempo fa i rispettivi mercati. Per la precisione, Google controlla l'88% del mercato della ricerca. Facebook controlla il 77% del traffico delle reti sociali, Amazon controlla il 74% del mercato dei libri, degli ebook, e metà di tutte le vendite online, dai pannolini al transatlantico, praticamente. Su Amazon potete comprare tutto quello che vi pare. Quindi questo significa che siamo a un livello di concentrazione del controllo del mercato impensabile fino a poco tempo fa e paragonabile solo a certe fasi di concentrazione monopolistica che c'erano già state proprio negli Stati Uniti nel periodo fra fine 800 e primo decennio del 900. Quindi questa è una prima considerazione da fare. La realtà è che questo processo non si è risolto in una redistribuzione del potere, del controllo democratico dell'economia, ma si è risolto in una rapidissima concentrazione del controllo monopolistico sui mercati. Controllo monopolistico che ha tutta una serie di conseguenze precise, per esempio il fatto che quella capacità di innovazione continua che era presente all'interno della fase nascente della nuova economia, quindi con la crescita di centinaia e migliaia di imprese
che continuavano a proporre nuove scoperte, nuove tecnologie, eccetera, eccetera, oggi subisce inevitabilmente un processo di rallentamento, perché quando un'impresa comincia a controllare dal 70 al 90% di un mercato, l'innovazione può non essere un'opzione da seguire. Cioè, una delle non a caso, oggi, mentre c'è stato un periodo in cui ogni nuova impresa praticamente puntava a conquistare un suo mercato specifico in tempi relativamente brevi, oggi dà per scontato l'impossibilità di competere con questi giganti e ha un obiettivo fondamentale, che è quello di farsi comprare da uno di questi nel più breve tempo possibile. Cosa vuol dire che vengono comprate? Vuol dire che in generale, molto spesso, le scoperte tecnologiche che hanno, come dire, creato una nuova nicchia di mercato da parte di queste piccole e medie imprese vengono o integrate o immediatamente accantonate. Chi il leader, fra virgolette, il guru di queste piccole imprese, che in generale molto spesso è un ingegnere o comunque un inventore che ha delle competenze specifiche nel settore delle cyber tecnologie, viene messo al lavoro all'interno dei laboratori di ricerca della grande impresa, i dipendenti sono rottamati, fra virgolette, vengono in qualche modo smantellati, mollati, e quindi c'è un processo di concentrazione fortissima dal punto di vista della disponibilità di capitale finanziario e di dimensioni appunto economiche e di mercato. Dal punto di vista occupazionale, queste sono imprese che non creano occupazione. Allora, se le mettiamo a confronto la capitalizzazione dei gruppi che ho appena citato con la capitalizzazione di alcune grandissime imprese della vecchia economia, pensiamo alla General Motors, alla Fiat, per restare in Italia, o ad altre grandi imprese fordiste, per definirle dal punto di vista dell'organizzazione tecnologica del lavoro, abbiamo una quantità incredibilmente inferiore di dipendenti. Cioè, i dipendenti di Google, di Facebook, di Amazon sono poche decine di migliaia a fronte delle centinaia di migliaia di dipendenti che erano quelli delle grandi imprese della vecchia economia. Dopodiché c'è un controllo indiretto di larghi strati di forza lavoro che sono, come dire, guidati, fra virgolette, da questi colossi attraverso catene di subfornitura. Pensiamo per esempio al ruolo degli sviluppatori di app, no? Di applicazioni nei confronti di Apple, nei confronti di Facebook, nei confronti di Google. Tutta questa è gente che lavora in catene di subfornitura come finti lavoratori autonomi, dico finti perché non sono in grado effettivamente di determinare, fra virgolette, le loro retribuzioni, sono in concorrenza feroce fra di loro, fanno i subappalti dei subappalti dei subappalti, cioè c'è una situazione sostanzialmente che noi conosciamo molto bene nella nostra realtà lavorativa contemporanea in settori che non sono quelli della nuova economia, ma che sono quelli del progressivo smantellamento delle vecchie imprese industriali, della loro finanziarizzazione e del ricorso sempre più frequente al decentramento della forza lavoro sia all'interno di un singolo paese sia nei confronti dei paesi a più basso costo del lavoro. Allora, poi c'è un'altra cosa da considerare che faceva parte, fa tuttora parte del mito, come dire, delle grandi imprese high tech di Silicon Valley, che è la loro vocazione liberale, libertaria, liberal, come si dice negli Stati Uniti. Allora, questo viene misurato soprattutto in relazione alle politiche che vengono condotte all'interno di queste imprese, che sono particolarmente attente alla questione alla tolleranza nei confronti della differenza di genere, di gusti sessuali, etnica, religiosa e quant'altro. Notoriamente sono imprese che dal punto di vista politico hanno fatto lobbying di appoggio per la campagna elettorale di Obama, per tutte e due le campagne elettorali di Obama, e si sono impegnate strenuamente nell'ultima campagna elettorale a favore di Hillary Clinton. Dopodiché
come dire, se passiamo da questa ideologia libertaria del management di queste imprese alle pratiche effettive di governo, fra virgolette, del potere sui loro dipendenti e su tutti quelli che in qualche modo sono collegati direttamente e indirettamente al loro modello di business, al loro processo produttivo, ci accorgiamo che in realtà siamo di fronte a una forma di capitalismo assolutamente non meno feroce e sfruttatore del capitalismo della vecchia economia. Bastino due esempi. Uno sono le notorie condizioni pazzesche a cui vengono sottoposti i lavoratori dei magazzini Amazon. Cioè, Amazon fa vendite online, ma ovviamente ha bisogno di concentrare in determinati hub nei vari paesi in cui opera una quantità immensa di prodotti di ogni tipo, come si diceva prima. Le condizioni di lavoro in questi magazzini sono state oggetto di contestazione, di vertenze, sia in Europa, in Germania, recentemente ci sono state una serie di lotte, eccetera, ma notoriamente implicano orari di lavoro che vanno tranquillamente fino alle 60 ore di lavoro alla settimana e pratiche che raggiungono alcuni aspetti abbastanza impressionanti, cioè se esistono temperature particolarmente elevate, come è necessario che sia per le caratteristiche di alcuni prodotti in determinati magazzini e qualcuno non le regge, questo qualcuno viene semplicemente licenziato. Signore, in America è stato preso, era svenuto, l'hanno messo fuori dalla porta ed è stato lasciato lì. Le pratiche di Amazon sono notoriamente feroci da questo punto di vista, oltre al fatto che i livelli retributivi sono relativamente bassi rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare. Questo vale per tutti, eh? Attenzione, anche Apple, che è una situazione che ha livelli di profitto elevatissimi, è particolarmente generosa con uno strato di lavoratori altamente qualificati che stanno nel nucleo centrale della gestione dell'impresa e che sono addetti allo sviluppo dell'innovazione e della gestione amministrativa, del marketing aziendale, dell'innovazione, del design e quant'altro. Se scendete e andate nei negozi Apple, andate nelle catene distributive, trovate livelli retributivi assolutamente confrontabili con quelli delle imprese meno avanzate e più sfigate, diciamo così. Ma soprattutto sappiamo, grazie a una serie di ricerche che sono state fatte da una sociologa in particolare cinese che vive e lavora a Hong Kong sul sistema Foxconn, che è l'impresa che fa tutti gli aggeggi che avete in mano, Samsung, Apple, tutto quello che avete in mano è fatto da Foxconn, che è un'impresa che ha quasi 2 milioni di dipendenti, cinese, taiwanese per la precisione, che è un investimento diretto di questa multinazionale taiwanese in Cina, in una delle zone speciali, che sono quelle che la Cina mette a disposizione vendendo alcuni suoi milioni di cittadini in condizioni di sfruttamento paragonabili soltanto a quelle dell'accumulazione primitiva inglese fra fine 700 e primo 800. Foxconn è il nucleo centrale di tutto questo. Se Apple sta in piedi è perché produce tutto il suo hardware a livelli di costi bassissimi da parte di queste centinaia di migliaia di operai, operaie, soprattutto sono in maggioranza donne cinesi, che lavorano in condizioni allucinanti, dalle 12 alle 18 ore al giorno, sono immigrati interni, perché in Cina per spostarsi dalla campagna alla città ci si trova in una condizione paragonabile a quella dei nostri migranti senza permesso di soggiorno, quindi non hanno residenza nei luoghi dove lavorano, non possono affittare una casa, quindi vivono nei dormitori dell'impresa, dove lavorano dalle 12 alle 18 ore e poi vanno a dormire in camere in cui stanno in 6 o in 8 su letti a castello, eccetera, eccetera. Con livelli di nocività incredibili, c'è stata una quantità di decessi a
per incidenti sul lavoro molto elevata, l'attenzione a livello internazionale sulla condizione di questi lavoratori si è accesa nel momento in cui alcuni di loro per protesta sono saliti sui tetti e si sono buttati giù, si sono suicidati. Cioè sono state alcune decine di suicidi lavorai, per le condizioni. I lavorai, sono cosiddetti lavorai. Sì. E dopo di questo è cominciata una polemica feroce. Apple ha garantito che si occuperà di controllare che le condizioni delle sue catene di sovrafornitura siano un pochino meno feroci. Va bene, questo, come dire, per dire che ci troviamo di fronte non a qualcosa di così diverso, fra virgolette, dalla storia, da tutta la storia del capitalismo internazionale, dalle sue origini ai giorni nostri, ma dei giganti che in tempo brevissimo hanno concentrato moltissimo potere nelle proprie mani e non lo usano propriamente esclusivamente per il bene dell'umanità, fra virgolette, come in qualche modo cercavano di rivendersi fino a non molto tempo fa. Ma vediamo un po' entrando nei dettagli. Mi concentrerò su tre punti fondamentalmente che riguardano l'impatto di queste nuove tecnologie, non in quanto tali, ripeto, non è una questione, le tecnologie, non sono le tecnologie che producono queste cose, è l'utilizzo che ne viene fatto all'interno di un paradigma produttivo, culturale, sociale e politico, che riguardano la questione dell'occupazione, la questione dello sfruttamento della forza lavoro, quello che io chiamo taylorismo digitale, in alcune parti degli ultimi lavori che ho dedicato a questi temi, e infine una questione di grande attualità, visto che abbiamo visto nei mesi recenti scoppiare il caso Uber anche in Italia, quella che negli Stati Uniti e in altri paesi è stata definita la uberizzazione del lavoro, cioè nel senso che il caso Uber come paradigma dello sviluppo di nuove forme di organizzazione del lavoro e di sfruttamento da parte di questo nuovo tipo di impresa. Allora, partiamo dalla questione dell'occupazione. Non in questo libro, in un libro successivo, la parte dedicata alla questione della rivoluzione o controrivoluzione, a seconda dei punti di vista come la volete, digitale, inizia a un certo punto con quella che ho definito un'apologia dei luddisti. Allora, voi sapete che oggi come oggi qualsiasi forma di opposizione nei confronti dell'innovazione tecnologica, dell'organizzazione del lavoro, eccetera, eccetera, viene quasi automaticamente e rapidamente classificata come una nuova forma di luddismo. Allora, voi immagino che sappiate chi erano i luddisti, però magari rapidamente ve lo racconto. Nei primi dell'Ottocento, in Inghilterra, vengono introdotte alcune nuove tecnologie che riguardano telai meccanici, e che espropriano i vecchi lavoratori dotati di competenze artigianali della loro capacità, fra virgolette, cioè il lavoro che loro facevano in un determinato tempo viene ora fatto in un tempo molto più breve, quindi il salario di questi operai crolla, possono essere messi al lavoro, oltre agli operai specializzati che avevano competenze acquisite nel corso del tempo, le loro mogli, i figli di pochi anni, eccetera, eccetera, e questo fa crollare ulteriormente le retribuzioni, aumentano i ritmi di lavoro. Contro questa innovazione che si rivolge, no, che peggiora drasticamente le condizioni di larga parte della popolazione, del popolo inglese, si scatena una rivolta durissima. Una rivolta fisica, cioè gruppi di operai cominciano a girare per il paese, spaccano le macchine, si scontrano militarmente con le guardie armate dei proprietari, dei padroni, con l'esercito. Ci sono centinaia di morti, impiccati, processi e quant'altro, finché questa ribellione viene ovviamente soffocata. Allora, come viene trattata
dal punto di vista dell'opinione pubblica, dei media che già allora c'erano, dei giornali, del dibattito politico all'interno dell'elite inglese, tutta questa questione. I liberali che attaccano questa azione non tanto e non solo per il suo aspetto violento, quanto perché la condannano come un tentativo di mantenere un illecito controllo monopolistico sul mercato del lavoro. Vedi, è esattamente quello che viene detto oggi dei tassisti, poi torneremo sul problema parlando di Uber. Perché l'idea di fondo, cioè, è che se il lavoro, se accentiamo il principio che il lavoro è una merce, come tutte le altre, il suo prezzo deve fluttuare liberamente a seconda della legge della domanda e dell'offerta. Quindi se gli operai si coalizzano per difendere, no? Questo sarà l'argomento che verrà riproposto successivamente quando nasceranno le trade union, cioè i sindacati inglesi, e che viene riproposto oggi come argomento principe per definire perché bisogna liquidare una volta per tutte i sindacati. Questo vuol dire mantenere un monopolio illecito nei confronti del prezzo del lavoro. Se ci sono delle cose che lo fanno scendere, deve scendere. Scende sotto dei livelli intollerabili. Sono le leggi dell'economia, signori, che volete fare? Allora, la cosa interessante è che in realtà anche da sinistra in qualche modo fu condannato il movimento dei luddisti, cioè, ma lo stesso Marx, insomma, in qualche modo non fu condannato moralmente o eticamente, ma si disse è una resistenza vana nei confronti dello sviluppo oggettivo, come dire, delle forze produttive, della tecnologia, dell'innovazione scientifica e tecnologica, che comunque creerà le condizioni per il passaggio a una società più giusta, a una società socialista che supera lo sfruttamento, eccetera, eccetera. Allora, io in realtà la vedo molto più come un certo signore, uno storico inglese che si chiama Thompson, che è autore di ricerche molto importanti sulla formazione della coscienza di classe del proletariato inglese, cioè senza le lotte dei luddisti e senza una serie di altre insurrezioni che in quel periodo c'erano in Inghilterra, perché l'idea era quella di fare come i francesi, cioè c'era un giacobinismo inglese che era nato in quegli anni, non ci sarebbe stato successivamente lo sviluppo di una presa di coscienza dei loro interessi da parte di strati sociali che poi hanno dato vita nel corso del tempo alla nascita delle trade unions e poi del partito laburista, quello di allora, parliamo di quello di adesso, un'altra storia. Il discorso che c'era allora, no, era queste macchine distruggono il lavoro, questa è la fine del lavoro, lavoreranno le macchine al posto degli esseri umani. Questo ora è un argomento che si ripropone ciclicamente ad ogni rivoluzione industriale e ad ogni innovazione tecnologica che cambia drasticamente la produttività, l'organizzazione del lavoro e le relazioni sociali all'interno delle imprese. Allora, questo incubo della fine del lavoro di solito viene smentito con la seguente argomentazione, semplifico drasticamente. Ogni innovazione tecnologica effettivamente nel breve periodo distrugge posti di lavoro, però nel medio-lungo periodo ne crea di nuovi. E in generale tutto questo avviene con un processo che fa sì che i nuovi le nuovi jobs, le nuove attività saranno di un livello professionale superiore, verranno sostituiti soprattutto i lavori di tipo esecutivo e quindi ci sarà tendenzialmente nel medio-lungo periodo un miglioramento generale delle condizioni di vita dei lavoratori, della forza lavoro. Allora, questo argomento in parte fino ad oggi si è dimostrato fondato, anche se andrebbero precisate un paio di cose. Cioè, la prima cosa è che in realtà ogni volta che esistono questi processi di espulsione massiccia di forza lavoro esiste uno strato che non viene riassorbito e che sprofonda di fatto in quello che potremmo definire sottoproletariato, se vogliamo, oppure oggi working poor, no? Lavoratori poveri, disoccupati, lavoratori poveri, eccetera.
e crea delle disuguaglianze, apre una forbice fra aristocrazie che effettivamente ottengono un miglioramento effettivo delle proprie condizioni di lavoro, della retribuzione e quant'altro, e invece una massa di lavoratori che resta in una posizione fondamentalmente esecutiva, che viene espropriata di competenze professionali, capacità, eccetera, eccetera, e quindi diventa meno importante dal punto di vista del processo produttivo e quindi degna di minore attenzione, retribuzione, eccetera, eccetera. C'è qualcosa di nuovo oggi rispetto al passato in questo processo di innovazione tecnologica che può farci preoccupare di più che in passato rispetto a questo discorso della fine del lavoro, fra virgolette, che ovviamente è sempre una metafora, non è che finirà mai, ma fine del lavoro nel senso di una drastica caduta della disponibilità di lavoro. Sì, ci sono alcuni elementi nuovi. Direi fondamentalmente, il primo è la rapidità con cui sta avvenendo questo processo di innovazione. Cioè, è un'accelerazione che, paragonata alle precedenti rivoluzioni industriali, non ha paragoni. Se restiamo nel campo, per esempio, delle tecnologie di comunicazione e paragoniamo il tempo che ha impiegato la diffusione della radio per raggiungere 100 milioni di utenti, la diffusione della televisione per raggiungere 100 milioni di utenti, la diffusione della rete per raggiungere 100 milioni di utenti, il rapporto è 1 a 100 praticamente. Cioè è 100 volte più veloce. E questo vale per una serie di altri settori. In particolare vale per la rapidità con cui sta evolvendo l'intelligenza artificiale, cioè la capacità dei sistemi, quindi qui parliamo più di software che di macchine, no? Parliamo di programmi, anche di macchine ovviamente, però abbiamo una accelerazione spaventosa della capacità delle macchine di svolgere compiti che non sono compiti puramente esecutivi. No? I robot che rivoluzionavano le catene di montaggio o la fabbrica fordista svolgevano soprattutto compiti ripetitivi, sostituivano l'operaio che avvitava bulloni, fra virgolette. Oggi le cose sono molto diverse, cioè l'intelligenza artificiale è in grado di svolgere mansioni complesse, mansioni non dell'operaio esecutivo, ma del colletto bianco, del manager. In determinate situazioni. Un esempio classico che viene fatto attualmente come dire, di perdita di peso di un livello molto elevato di competenza sono i broker, gli operatori di borsa. Allora, i broker cominciano a avere serie difficoltà perché le transazioni finanziarie sono fatte direttamente dagli algoritmi delle macchine. Cioè, oggi noi abbiamo, grazie a internet, non esiste più la borsa di Pechino, la borsa di Shanghai, scusate, la borsa di Milano, la borsa di Parigi, la borsa di Londra, la Wall Street. C'è un'unica borsa integrata a livello internazionale che, grazie alle nuove tecnologie, è in grado di controllare in tempo reale le variazioni di valore, non solo dei titoli, ma anche delle valute, le une rispetto alle altre, eccetera, eccetera. E tutta questa massa incredibile di valore virtuale che circola all'interno delle reti e delle borse viene gestita dai computer. Con quello che viene definito high frequency trading, cioè si può comprare e vendere, e lo decide l'algoritmo della macchina, non lo decide un operatore umano, in base a una variazione infinitesimale di valore di un titolo o di una moneta rispetto all'altra in nanosecondi. Cioè le operazioni vengono effettuate a velocità in tempo reale, come si suol dire. Quindi i broker tendenzialmente non servono più. Fra l'altro, questa questione dell'high frequency trading e di altre operazioni come la valutazione di modelli di rischio, è alla base di buona parte del disastro economico che è partito nel 2008. Cioè
cioè nel senso che aveva, che si era, come dire, creata la convinzione che gli algoritmi fossero in grado di prevedere tranquillamente i veri margini di rischio. Voi tenete conto che ormai la quantità di valore virtuale, cioè valore creato dal nulla dalle banche, fondamentalmente, segni di valore, che circola a livello internazionale è pari a 5, secondo alcuni, altri addirittura dicono 10 volte il valore dell'economia reale, 10 volte il PIL mondiale. Stiamo parlando di titoli che sono scommesse. Scommesse tipo Las Vegas, si punta anche sulla variazione dell'indice di longevità di una determinata popolazione, praticamente. Se cominciate a morire un po' di più, qualcuno guadagna, qualcuno perde, fra virgolette. Cioè, questi sono puri, no? E semplici, come dire, scommesse che vengono fatte sull'andamento di materie prime, di titoli, di economie nazionali, eccetera, eccetera. È la finanza creativa che si è creata a partire dalle grandi riforme di deregulation della fine degli ultimi decenni del secolo scorso. E poi ha portato fenomeni come la bolla dei subprime, cioè il fatto che, per esempio, il debito viene venduto. Tutti i debiti privati, noi siamo sempre più carichi di debiti privati, si parla molto dei debiti sovrani, dei debiti degli stati nazionali, ma il problema è che fondamentalmente la gente in alcuni paesi è indebitata fino a livelli folli. Cioè gli americani spendono mediamente il 130% di quello che guadagnano in un anno, carte di credito. E quell'altro 30% si accumula progressivamente e questi debiti vengono rateizzati, su questi debiti si fanno dei titoli e questi debiti vengono venduti dalle banche ad altre banche. Questo è successo con i mutui, che poi hanno creato i titoli subprime, cioè i debiti di chi aveva acquistato case senza in realtà avere la capacità sulla lunga distanza di far fronte all'impegno che si era preso, erano stati trasformati in titoli a rischio e venduti sul mercato finanziario internazionale. Questo funziona dappertutto, non so, a voi siete giovani non capita ancora, ma a chi è un po' meno giovane capiterà ormai che ogni volta che va in banca gli vengono offerte un sacco di cose, no? Da acquistare a credito. Dalle biciclette di lusso ai computer, agli elettrodomestici, eccetera, perché si stanno trasformando progressivamente non in fornitori di credito, ma in venditori di debito, fra virgolette, perché hanno molto più interesse, no? Ad accendere, a farvi assumere dei debiti su cui verranno poi riscossi i crediti, verranno gli interessi a lungo periodo. Quando io sono andato a comprare la mia ultima macchina, quando ho detto che volevo comprarla in contanti, è scattato un urlo di disperazione. No, guardi, la compri a rate, le facciamo delle condizioni meravigliose. Dice, no, dice, la voglio comprare in contanti, guarda un po'. Perché è chiaro che hanno più interesse a legarti a pagare rate a tempo indefinito e se poi vai in default, meglio ancora. Quindi, tutto questo, come dire, crea una situazione di turbolenza finanziaria, di perdita di peso dell'economia reale, perdita, finanziarizzazione dell'economia, calo in generale dell'occupazione, al punto che non lo dico io, quindi non è tendenziosa la cosa, la dice la Banca d'Inghilterra in una ricerca recente, si valuta che i posti di lavoro a rischio negli United Kingdom, in Inghilterra, nei prossimi anni siano 15 milioni in tutti gli strati lavorativi, dai più alti ai più bassi. In più si valuta che una quota significativa di chi verrà espulso non verrà riassorbito e che aumenterà fortissimamente la forbice fra le retribuzioni più elevate e le retribuzioni più basse. Che questo non sia, come dire, un semplice allarme, tra virgolette, catastrofista, è confermato dal fatto che cominciano a venire fuori dei discorsi strani. Tassiamo i robot, uno. Diamo un reddito universale garantito a tutti,
che non è semplicemente una, che non è più solo una rivendicazione dei post-operaisti, di Tony Negri e in compagnia bella, voi non sapete magari chi è Tony Negri, ma o quell'area politica, lo chiede Silicon Valley, lo chiede Microsoft, lo chiedono le grandi imprese, perché il problema è che se il livello di disoccupazione supera una soglia determinata, il rischio di turbolenza sociale aumenta geometricamente. Bisogna tenerli buoni. Non possiamo più dargli lavoro, diamogli un sussidio di disoccupazione. Facciamoli campare in qualche modo, in modo che non rompano troppo le scatole, insomma. Oppure tassiamo i robot e recuperiamo una parte dei soldi che dovremo investire per far fronte alla disoccupazione creata dai robot. Quindi siamo di fronte, come dire, a un problema abbastanza serio e reale da questo punto di vista, e che non necessariamente e probabilmente difficilmente verrà riassorbito in tempi medio-brevi come generalmente si teorizza. Passiamo all'altro punto, taylorismo digitale. Allora, parlare di taylorismo digitale può sembrare una contraddizione in termini. Cioè, il taylorismo, come sapete, è una, come dire, una tecnica di ottimizzazione dei ritmi di lavoro messa a punto dall'ingegnere che ha dato il nome al metodo e ai suoi seguaci, che consisteva in un'analisi dettagliata di tutti i gesti che venivano compiuti all'interno di un processo produttivo per renderli più efficienti possibili, semplificare, ridurre i tempi, trasformare determinate modalità di operazione in cose che potevano fare anche le macchine, eccetera, eccetera. Ora, è chiaro che tutto questo non è presente all'interno di un processo lavorativo che non è più concentrato in grandi fabbriche. Se voi andate di fronte alla Fiat oggi, io facevo sindacalista nei primi anni 70, se andavo davanti ai cancelli di Mirafiori avevo davanti una fabbrica con circa 250.000 dipendenti, Mirafiori e le altre, Portella e quant'altro. Oggi c'è qualche migliaio di persone. L'Alfa Romeo praticamente è quasi sparito, il centro di Milano è desertificato, operai non ce n'è più. C'era Sesto San Giovanni, la chiamavano Stalingrado d'Italia, perché ovviamente era dominato dal PC e dalla FIOM, aveva 120.000 operai per 100.000 abitanti. No? Adesso ci sono 120.000 abitanti, zero operai praticamente. Quindi c'è stata un'espulsione drastica di forza lavoro. Il lavoro oggi è un lavoro di tipo completamente diverso. È un lavoro che proprio grazie alle nuove tecnologie viene spesso svolto in forme apparentemente di lavoro autonomo. Prima facevamo l'esempio degli sviluppatori di applicazioni, organizzato a volte come lavoro a distanza, c'è la possibilità di un forte decentramento produttivo, eccetera, eccetera. Quindi come si può immaginare che tutto questo possa essere taylorizzato? Beh, quello che è successo è che siamo passati dall'organizzazione scientifica del lavoro di Taylor a una serie di pratiche che sostanzialmente segnano l'abbattimento del confine fra tempo di vita e tempo di lavoro. Cioè, questi aggeggini che portiamo in tasca, smartphone e quant'altro, sono qualcosa che ci rende disponibili e raggiungibili H24, come è di moda dire oggi, dalle persone con cui interagiamo dal punto di vista lavorativo. Per esempio, una ricerca negli Stati Uniti ha dimostrato che il controllo compulsivo di email è una cosa che riguarda milioni e milioni di cittadini americani, i quali continuano a controllare attentamente l'arrivo di posta elettronica fino al momento di andare a letto, al cesso quando si alzano al mattino, e si svegliano durante la notte e controllano se sono arrivate mail importanti. Cioè, non c'è più una distinzione precisa fra il tempo di lavoro e il tempo di vita. Questa va totalmente sparendo. Noi siamo costantemente sottoposti a siamo always on, come si suol dire, siamo costantemente connessi. E questa connessione ha a che fare con il nostro ruolo lavorativo, con il nostro ruolo produttivo, che non necessariamente è più un ruolo produttivo immediatamente riconoscibile e diretto.
Nel caso, per esempio, della nostra partecipazione alla socialità attraverso i social network e quant'altro, noi non ci rendiamo conto che quello che stiamo facendo è quello che Marx definiva il lavoro del consumatore, no, inteso come lavoro produttivo di valore economico. Noi forniamo continuamente, per il solo fatto di essere continuamente connessi a Facebook, a Twitter o a Instagram o a quant'altro, una serie di dati, materiali, informazioni, no? I big data, come vengono chiamati. Allora, i big data, la quantità mostruosa di informazioni che vengono accumulate da Google, da Facebook, da Amazon, eccetera, eccetera, sono la materia prima del processo, del nuovo processo di accumulazione di valore da parte di queste imprese. Quei dati vengono direttamente trasformati in prodotti, prodotti servizio per lo più, prodotti immateriali, producono plusvalore, producono profitto. In una certa misura questo tipo di nostra attività di relazione sociale può essere definita una sorta di lavoro gratuito. Tenete per esempio in considerazione un fatto non trascurabile, parlando di Facebook, che tutto quello che mettiamo là non è più nostro, è loro. Noi non leggiamo mai le condizioni, cioè quando entrate in un social network, quando dite voglio capire come funziona questo servizio di Facebook, eccetera, generalmente vi capiterà di vedere che vi arriva un papiello con paginate e paginate di formulette, di codicilli, chi li legge, ragazzi? Cioè, la rete, velocità, comodità. Sto a guardare le condizioni della privacy con queste cazzate, no, cioè mi collego, firmo tutto e vado avanti tranquillo, però tutto quello che mettete là è loro, informazioni, foto, video, tutto, diventa del signor Zuckerberg, e lo stesso vale per una serie di altre cose, quindi diventa la sua materia prima, diventa la sua fonte di valore, la vostra vita diventa direttamente la fonte di valore di questi nuovi processi produttivi. E perché si può parlare di taylorismo digitale? Perché c'è un interesse evidentemente al fatto che questo tipo di attività venga in qualche modo ottimizzato. C'è un movimento negli Stati Uniti che si chiama Quantified Self Movement, sarebbe, è un po' intraducibile, il movimento per quantificare il sé, no? Cioè, che vuol dire che ti insegnano a sfruttare tutti i device portatili che hai, gli smartphone con tutte le varie applicazioncine, non lo so, per esempio, non so se mi è mai capitato, c'è un'app che ti dice, questo riguarda attività sportive per la verità, ti conta quanti passi fai, quante calorie consumi, in quanto tempo, eccetera, eccetera, no? E ti dà tutta una serie di regole per ottimizzare le tue performance fisiche, ma ce ne sono mille altre che servono a ottimizzare, come dire, la tua capacità lavorativa, la tua capacità relazionale, come impieghi il tuo tempo, se lo impieghi in modo ottimale. Bene, il tuo tempo vale, il tuo tempo è valore, ma non per te, è valore per chi lo mette a valore, no? E quindi direttamente questo significa che cominciano a funzionare in una forma completamente nuova dei processi di taylorizzazione, di controllo sul tempo vita che è diventato tempo di lavoro da parte di chi vi fornisce tutte queste magnifiche e comodissime cose. Allora, chiudiamo rapidamente, se no la facciamo troppo lunga, con la questione che ho definito uberizzazione del lavoro. Allora, voi sapete che è in corso una battaglia ideologica feroce, no? Cioè, questi tassisti non se ne può più, bloccano il traffico, fanno un casino tremendo, mettono in ginocchio Roma, Milano, sono come i luddisti, una corporazione che vuole sfruttare il monopolio su una condizione di privilegio rispetto a invece quello che sarebbe giusto fare, cioè aprire il mercato alla libera concorrenza, a beneficio dei consumatori. Allora, cominciamo a spiegare cos'è il taxi. Allora, una cosa di cui ci dimentichiamo quasi sempre è che il taxi è un servizio pubblico.
è un servizio pubblico, non è un servizio privato. Deve essere garantito giorno e notte per tutto l'anno. Il tassista è obbligato ad accettare le corse e a recarsi dove gli viene richiesto di recarsi. I prezzi non li stabilisce lui, ma li stabilisce l'autorità amministrativa. Sono verificati e calcolati con dispositivi controllati, tassametri. Il cliente è tutelato da una serie di controlli che riguardano sia il conducente, il suo stato di sanità mentale, il fatto come guida, come non guida, eccetera, eccetera, sia il veicolo, che il veicolo deve essere sempre, no, mantenuto in condizioni che riducano il massimo possibile il rischio. E per questo, e perché è un servizio pubblico, e perché è sottoposto a tutti questi vincoli, che le licenze sono a numero chiuso. E vi si accede o per concorso o acquistandole da un titolare che va in pensione. È come la licenza di un negozio, praticamente. Lo stesso processo. Quindi, i taxi sono questi, sono servizi pubblici. E come sappiamo, di recente i servizi pubblici non godono di grande popolarità, perché la regola generale è che deve essere il mercato a sostituirli. Allora, chi è Uber? Uber è una multinazionale americana che opera attualmente in 70 paesi e in più di 500 città, in costante crescita. Non gode di particolare buona fama neanche negli Stati Uniti. È notizia di oggi sul New York Times che è in atto una inchiesta per, come si dice, reati criminali da parte di Uber. Uno riguarda l'appropriazione di copyright, di brevetti di Google, che è l'accusa di essersi appropriata, di aver rubato fondamentalmente un brevetto che riguarda lo sviluppo delle macchine che si guidano da sole, no? Che si guidano automaticamente. Un altro è l'uso di un software, è un'accusa di truffa, cioè è l'accusa di un software che gli consente, come dire, di aggirare, fra virgolette, i regolamenti che sono stati emessi in una serie di città e di paesi perché il servizio è considerato illegale e a rischio per il cliente o concorrenza sleale in una serie di altre cose. Ma lasciando a parte questi aspetti più o meno morali, etici, insomma, che ci interessano relativamente, come funziona? Uber sostanzialmente è un soggetto terzo rispetto ai fruitori e agli erogatori del servizio. Cioè Uber in pratica non fa nulla se non attivare un'applicazione che consente il contatto fra chi richiede una corsa e chi è disponibile a erogare il servizio. Questo fa sì che non è tenuta né a garantire la sicurezza dei passeggeri, né a tutelare gli autisti, che dal punto di vista formale sono, e questo è molto divertente, lavoratori autonomi, fra virgolette. Il termine americano è independent contractors. Allora, questi lavoratori cosiddetti autonomi si assumono effettivamente tutti i rischi di un imprenditore, di un lavoratore autonomo. La macchina è loro. E quindi tutti i costi relativi della macchina sono loro. Assicurazione, riparazioni, manutenzione, eccetera, eccetera. Dopodiché a Uber non interessa niente il fatto che la macchina sia tenuta in condizioni che garantiscono la sicurezza dell'utente. Sono fatti, no, se c'è un incidente è colpa di chi guida, non è colpa di Uber. Se c'è un danno per l'utente, il danno è a carico del conducente. Non solo, ma ci sono dei software di controllo nei confronti della produttività degli autisti che sono ancora più invasivi di quel del controllo che viene fatto nei confronti di un lavoratore dipendente. C'è, come dire, il feedback del passeggero che può telefonare e dire: guarda che quello
scortese, oppure guida male, in modo pericoloso, eccetera. Cioè il feedback del fruitore del servizio può far licenziare immediatamente, non c'è bisogno di licenziare, ti mettono fuori dall'app, ti scollegano, fra virgolette, hai chiuso, non c'è nessun elemento legale di difesa, di protezione, di tutela di questo tipo. Ci sono state varie vertenze negli Stati Uniti in tentativo e ci sono anche alcune, come si dice, alcune sentenze che alcuni giudici in varie contee americane hanno riconosciuto lo status di dipendenti di fatto agli autisti di Uber. Ciò detto, questi sono pagati molto meno, ovviamente, di un tassista che eroga un servizio pubblico e quindi gode di una serie di benefici legati al fatto che il suo ruolo è un ruolo di un lavoratore che eroga un servizio pubblico, eccetera, eccetera. Quindi, quando si parla di sharing economy, di economia della condivisione e di tutte queste cose, come di un fatto straordinario, positivo, che supera tutta una serie di, come dire, innovativo anche dal punto di vista culturale e sociale, bisogna stare molto attenti. Cioè, una cosa è BlaBlaCar, per esempio. BlaBlaCar è effettivamente un momento in cui la gente si mette in contatto e come dire, vado a Milano, qualcuno si mette in contatto con me, dice: vuoi qualcuno che divide con te le spese, benzina, no? Spese dell'autostrada, e che magari ogni tanto ti dà il cambio a guidare? È come una specie di accordo, come se invece di farlo direttamente con una persona che conosco, con un amico che conosco, avviene attraverso un sito. Si potrebbero fare altri esempi di cose di questo tipo, no? Le sharing, un certo tipo di sharing delle biciclette o cose di questo genere. Quindi una cosa sono queste cose, una cosa sono i modelli tipo Uber, no? O quelli che adesso sta partendo tutto il meccanismo della consegna del cibo a domicilio, no? Con i poveri disgraziati in bicicletta, in generale studenti universitari che non trovano lavoro, per l'appunto, o che, come quelli che fanno al call center per 2 o 3 euro all'ora, cose di questo genere, rischiano la pelle, non hanno nessuna garanzia, non sono dipendenti, vengono licenziati se rompono le scatole e fanno avvertenze, eccetera, eccetera. Questa è la uberizzazione del lavoro. Tutto a favore del consumatore, si dice. Allora, questi continui riferimenti al consumatore, da un punto di vista sociologico, sono una delle bufale più colossali che possano esistere, perché non c'è qualcosa come il consumatore separato, come dire, dalla figura sociale del lavoratore o del cittadino. Tutti noi siamo lavoratori e consumatori, cittadini e dipendenti o lavoratori autonomi, eccetera, eccetera. Quindi non si può definire un interesse del consumatore superiore rispetto all'interesse, fra virgolette, del lavoratore. Molto spesso è la stessa figura che viene fregata in quanto lavoratore e premiata, o si dice che venga premiata in quanto consumatore. Allora, qui bisogna stare molto con gli occhi molto aperti e un'attenzione estrema a quello che sta avvenendo in questo momento, che non riguarda soltanto la fregatura che si beccano i dipendenti, che poi sono finti autonomi di Uber o di imprese simili, ma è una questione che riguarda in generale come funziona tutta l'economia del low cost. Qui parliamo anche quindi di Ryanair, parliamo dei viaggi, parliamo di tutti i meccanismi. Potremmo parlare anche di Airbnb, cioè del meccanismo dell'affitto di case, no? Cioè che per molti ragazzi che non hanno lavoro e hanno ereditato magari, ma non solo ragazzi, insomma, che hanno ereditato una casa, vedo mia figlia, eccetera, ogni tanto cavano fuori qualche quattrino attraverso questo meccanismo di Airbnb. Allora, questa cosa qua anche qui viene presentata come una cosa a favore del consumatore contro il monopolio di bed and breakfast, hotel, eccetera, eccetera, dell'industria turistico-alberghiera. Però il fatto è che, guarda caso, nei posti dove è esplosa
l'uso massiccio di Airbnb, per esempio San Francisco, negli Stati Uniti, è partito un processo di gentrificazione micidiale della città, perché in realtà la maggioranza delle persone che usa il meccanismo di Airbnb non è mia figlia o i ragazzini che hanno ereditato la casa dalla nonna e arrotondano lo stipendio, sono persone che possiedono più appartamenti, che non affittano più gli appartamenti a equo canone o a un affitto continuativo, ma affittano ogni 3 settimane, poi altre 3 settimane e guadagnano 10 volte, non pagano le tasse. E vanno in questa situazione di assoluta evasione, rottura, eccetera, eccetera. Allora, aspetta, spegniamo questo aggeggio di cui stavo già parlando malissimo in precedenza e di cui ho adesso altre ragioni per parlare male. Tornando a questa questione, che cos'è l'economia low cost? È sostanzialmente. Potremmo fare un discorso molto lungo sulle compagnie aeree che praticano low cost, su qual è il livello di sicurezza, su qual è la qualità del servizio, su come vengono trattati e retribuiti i dipendenti. Adesso ne avremo, vediamo se l'Alitalia entra in questo giro fantastico di abbassamento generale. Sapete che Ryanair a un certo punto poi non è stato approvato dall'authority, no? Aveva proposto di fare i posti in piedi, no? Sugli aerei Ryanair, no? Sono tutti in piedi, attaccati con la maniglia, la cintura. Allacciate le cinture di sicurezza e attaccatevi al tram, no? Letteralmente. Già i posti, lo spazio fra i posti è quello che è. Un'altra cosa che pochi sanno è che in generale i low cost vengono fatti con la benzina calcolata giusta giusta per quel volo lì. Per cui se ci sono, come dire, degli imprevisti che ti costringono, se non esce il carrello, ci sono dei problemi, non riesci ad atterrare per le condizioni meteorologiche, eccetera, eccetera, qualche rischietto c'è. Se la cosa si prolunga per un po'. Ma al di là di quello, cos'è? Come funziona l'economia low cost in generale? L'esempio più tipico di questa cosa è quella che un mio grande amico, nonché grande economista italiano, morto ahimè da un paio d'anni, Giovanni Arrighi, che lavorava negli Stati Uniti, chiamava la Walmart Economy. Walmart è la più grande catena commerciale del mondo. Stati Uniti e in generale anche gli altri paesi latinoamericani. Che vende discount, cioè vende a prezzi bassissimi, merci di qualità altrettanto bassa, quasi tutte di importazione dalla Cina. A un certo punto quel signore taiwanese che citavo prima, quello di Foxconn, che massacra i suoi dipendenti, fece una battuta e dice: fra poco nel mondo ci saremo solo noi che facciamo tutto e Walmart che vende tutto, no? Come idea di imprenditorialità innovativa. Perché Walmart è stata importante nell'economia americana? Perché questo fatto di vendere merci di bassa qualità a bassissimo costo è quello che ha consentito al capitalismo americano di pagare sempre meno i suoi operai, i suoi impiegati, i suoi dipendenti. Si campa andando a comprare merda da Walmart, in buona sostanza. Questo è il principio. C'è un ciclo che si autoalimenta al ribasso. No? Gente, abbiamo detto, sempre più indebitata, working poor, eccetera, eccetera. Questo è di fatto quello che è avvenuto. Allora, tutta la catena del low cost che riguarda invece altro, connessioni, servizio aereo, servizi privati che sostituiscono progressivamente i servizi pubblici e quanta Uber, Airbnb e tutte queste cose, sono il Walmart della classe media, di una classe media che viene a sua volta progressivamente impoverita, ma in cui bisogna dare l'impressione di poter ancora accedere a servizi affluenti. Io posso prendere il taxi, non posso permetterlo, però c'è Uber. Il viaggio a Londra, non potrei permetterlo, però c'è Ryanair, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè c'è un meccanismo che è un meccanismo infernale in cui da un lato vieni messo in condizione di acquistare servizi a basso costo e di bassa qualità, necessariamente, perché non esistono i servizi di alta qualità a basso costo, ahimè, e dall'altro ti trovi
incastrato come consumatore dentro questo e come produttore invece ti trovi incastrato dentro dimensioni che sono come funzionano tutti questi settori di economia, tagliando mostruosamente le retribuzioni ai lavoratori, aumentando i ritmi di lavoro, licenziando appena è impossibile licenziare e quant'altro. Cioè questo è un po' quello che è successo. Naturalmente abbiamo dato tutta una serie di elementi puramente descrittivi fenomenici della questione. Il discorso vero dovrebbe essere il discorso sul perché questo è successo. Ovviamente la causa non è la tecnologia. Non ha senso pensare che sia la tecnologia in quanto tale o la rivoluzione digitale che ha provocato tutto questo. Questo ha creato delle condizioni di possibilità che sono state sfruttate all'interno di una mutazione radicale che ha subito la società, l'economia, la politica, la società negli ultimi decenni, a partire dagli anni Ottanta fondamentalmente, no? La transizione alla società neoliberista, post-democratica e in cui oggi viviamo fondamentalmente è quella che ha fatto sì che tutte le potenzialità effettivamente di innovazione, di trasformazione positiva che erano contenute nella rivoluzione tecnologica che è partita negli anni 80 e 90, anche prima se vogliamo, siano venute invece a produrre degli effetti di drastico e sostanziale peggioramento delle condizioni di vita della stragrande maggioranza della gente. Vi dirò solo, finisco solo con alcuni dati. Gli Stati Uniti in generale per noi sono l'epitome del paese straricco, dove si sta bene, dove si viene accolti, dove ci sono grandi possibilità di mobilità sociale, di self-made men al plurale, anche women, eccetera, eccetera. Ebbene, bisogna chiedersi perché veramente negli Stati Uniti ha vinto un personaggio come Donald Trump nelle ultime elezioni. Chi l'ha votato e perché? E perché soltanto con palesi trucchi elettorali è stato impedito che il candidato, come dire, di parte democratica fosse un certo signor Bernie Sanders dall'altra parte. Beh, le ragioni di questa cosa è che in realtà oggi gli Stati Uniti, intesi non come potenza astratta, ma come il popolo americano, la gente americana, hanno le pezze al culo, per dirla parlando in francese. Hanno il più alto tasso di mortalità infantile dei paesi occidentali, perché tantissima gente non ha più i soldi per curare i figli. Hanno la più alto tasso di carcerazione, più alto della Russia e della Cina persino, perché centinaia, migliaia, milioni di neri, afroamericani, portoricani, eccetera, eccetera, stanno in galera. Fra l'altro stanno in galera molti di questi per lavorare gratis, perché le carceri americane sono state in larga misura privatizzate, un'altra liberalizzazione. E quindi ci sono i proprietari delle carceri che mettono al lavoro i detenuti e fanno in modo che venga prolungata la pena, no? Basta scatenare una rissa, qualche altro anno di carcerazione ci stanno per tutti. Cioè, c'è una situazione di altissima disoccupazione, tutta la best route, come viene chiamata, cioè quella che sale dal sud passando per il centro dell'America fino al nord, che non è che abbia votato in massa per Trump, questo non è vero, perché poi l'analisi del voto ha dimostrato che in realtà era molto più complessa la situazione. La verità è che non ha votato democratico, cioè si è astenuta. Cioè questi che votavano massicciamente per i democratici, no, nelle elezioni precedenti, semplicemente hanno detto andate a quel paese tutti e due, perché tanto siete uno peggio dell'altra e viceversa. E quindi questo ha determinato questa bella sorpresa che, vabbè, probabilmente non succederà anche in Francia per una serie di motivi, come vediamo, ma che ci porterà comunque, ci fosse anche solo un risultato al 40%, come si prospetta, di Marine Le Pen, rendiamoci conto di che cosa vuol dire. Cioè, chi è Marine Le Pen?
C'è un personaggio che, fra virgolette, è considerato assolutamente impresentabile in generale e che è un partito che non era mai andato, non so, quando era arrivato clamorosamente al ballottaggio con Chirac, c'era stato l'80% dei voti per Chirac contro il 20%. Se oggi avremo un voto al 40%, e una componente fondamentale di quel 40% sarà fatto in Francia come negli Stati Uniti da larghi strati sociali di gente impoverita, esclusa, fatta a pezzi dai meccanismi della liberalizzazione dell'economia, e rendiamoci conto che siamo di fronte a un problemino non da poco. Vabbè, dai, basta. Grazie Carlo. Marco, non ti chiedo se tu sei un tecnocritico, un tecnoentusiasta, però diciamo, sintetizzando brutalmente la lezione di Carlo Formenti, siamo passati da un concetto di sviluppo senza occupazione a un concetto di sviluppo attraverso nuove forme di schiavitù. Dal tuo osservatore privilegiato di Repubblica. Ma dunque, posto che secondo me diciamo i meccanismi della comincio da un particolare e poi arrivo un pochino più al generale, i meccanismi della platform economy, quelli di cui abbiamo parlato adesso, cioè Uber, Airbnb, Google, queste sono piattaforme attraverso le quali si svolgono delle, Amazon, attraverso le quali si svolgono delle cose, sono diciamo dei potentissimi mezzi di allargamento del mercato, e posto che diciamo nonostante tutti i controlli pubblici le macchine di Uber sono migliori della maggior parte dei taxi, quantomeno a Roma, e che diciamo non abbiamo nessuna garanzia di comportamento corretto dei taxi, né i tassisti hanno alcuna garanzia, perché loro sono dei guidatori come tutti gli altri, quindi si pagano la loro assicurazione e se fanno danni hanno lo stesso trattamento degli autisti di Uber. Posto che volare Ryanair è molto più scomodo che volare con una compagnia di bandiera, però a un prezzo infinitamente più basso, fino ad oggi, incrociando le dita, le compagnie low cost non hanno avuto nessun incidente aereo, mentre sappiamo che abbiamo avuto incidenti, per esempio una compagnia di bandiera come Malaysian Airlines 3 in poco tempo, e quindi diciamo su questo io sarei molto più prudente e cauto. Quello che abbiamo visto con la low cost economy è un enorme allargamento del numero dei viaggiatori, per esempio. Cioè prima viaggiavano quelli che potevano permettersi, e anche molto meno frequentemente, di pagare 500 euro per andare a Londra, adesso se lo possono permettere molto di più perché si va e si torna con meno di 100 euro. Ed è un allargamento del mercato. Dopodiché chiaramente questo ha un prezzo, perché gli incumbent, cioè le compagnie che c'erano già prima, soffrono e devono adeguare i loro costi, i loro prezzi e i loro servizi. Il problema di Uber e di Ryanair non è questo. Il problema che ci pone Uber e Ryanair non è questo. Il problema che ci pone Uber e Ryanair o Amazon, quando si comporta così sui dipendenti, è la remunerazione del lavoro. Non è il prezzo che fanno a noi e la qualità del servizio. Se noi paghiamo 19 euro per andare da Bari a Roma in aereo, non ci aspettiamo una poltrona di cuoio e non ce ne importa molto. Quello che invece è rilevante da un punto di vista della collettività è che il personale che lavora per Ryanair, ci aspettiamo, io questo non lo so in dettaglio, so che sono pagati molto meno di quanto sono pagati gli altri e so che lavorano molto di più di quanto lavorano i dipendenti delle altre compagnie aeree, è una corretta remunerazione rispetto al lavoro. Io penso che il problema chiave di tutto quello che è stato detto è questo, cioè il rapporto tra le nuove forme di organizzazione dell'offerta, diciamo così, e la distribuzione della ricchezza prodotta dall'aumento dei consumi generali. Quindi secondo me la chiave della partita è questa, non è la platform economy, i tassisti, la corporazione, non è questa.
Il problema vero è questa ricchezza che viene prodotta, come viene distribuita tra il gestore della piattaforma, il consumatore e il lavoratore. Quindi io credo che il problema chiave di questa nostra fase della storia è un problema di distribuzione della ricchezza. Noi abbiamo vissuto dalla seconda metà degli anni 80 ad oggi ad un enorme spostamento di ricchezza geografico da occidente a oriente. Diciamo, prima era avvenuto da occidente ai paesi petroliferi, produttori di materie prime petrolifere. Successivamente è avvenuto nei confronti dei paesi produttori di beni manufatti, quindi i paesi, diciamo, prima emergenti ormai ampiamente emersi. Questo spostamento di ricchezza, diciamo così, da globalizzazione è stato seguito da un secondo spostamento di ricchezza, questa volta direi più da tecnologia, cioè lo spostamento di ricchezza all'interno degli stessi paesi tra lavoro e capitale. Noi abbiamo visto dal 1985 schematicamente a oggi uno spostamento, prima diciamo l'equilibrio medio era circa il 72% andava al lavoro e il 26-27% al capitale, adesso siamo 35-65. Il passaggio di 10 punti percentuali della ricchezza prodotta al lavoro al capitale vuol dire centinaia, migliaia probabilmente di miliardi che non vanno più a remunerare il lavoro ma vanno a remunerare il capitale. E in questo la tecnologia ha avuto un grosso ruolo, poi ci arrivo rapidissimamente. Però abbiamo avuto un terzo spostamento di ricchezza di cui Formenti ha parlato, che è all'interno del mondo del lavoro. Tra le posizioni apicali e quelle più, diciamo che hanno più mercato, grandi manager, star dello spettacolo, banchieri, grandi professionisti, eccetera, eccetera, e il corpaccione medio e diciamo i lavori più bassi. Quindi abbiamo avuto questi tre grandi spostamenti di ricchezza che da una parte il primo ha avuto anche un effetto straordinariamente positivo, cioè di far accedere al progetto di sviluppo e di una vita migliore centinaia di milioni di persone che prima ne erano escluse. Gli altri hanno creato aumento delle disuguaglianze all'interno dei paesi e naturalmente questo aumento di disuguaglianze non è avvenuto in crescita. In Cina, per esempio, l'aumento di disuguaglianze è stato fortissimo, perché ovviamente lì prima, diciamo, tranne pochi personaggi politicamente molto forti, la maggior parte delle persone avevano tutte un reddito bassissimo, o in Russia, no? Uguale, molto simile tra di loro. È aumentata, ovviamente esponenzialmente, la disuguaglianza, però è aumentata in crescita, nel senso che quello che mi dicevano quando frequentavo la Cina è che questo fenomeno non lo preoccupavano finché l'ultimo, il più povero, avrebbe avuto anche lui un chicco di riso in più. Quindi in crescita. Nelle nostre società questo non è avvenuto in crescita, cioè è avvenuto con larghi pezzi della società che invece hanno perso posizione, hanno perso reddito, hanno perso capacità e possibilità di aumentare il reddito. Cioè si è bloccata la mobilità sociale. Questo direi che questo è un problema portato dalla tecnologia, ma non in sé, come giustamente diceva prima Carlo Formenti, ma dal fatto che questo processo è stato gestito in un certo modo, di cui oggi naturalmente cogliamo i frutti avvelenati. Questo modo di gestire la produzione e la distribuzione di ricchezza è cominciato, diciamo, con il Thatcherismo, quindi inizio degli anni 80 nel Regno Unito, e poi con Reagan, e poi è stato abbracciato nel ciclo delle liberalizzazioni della finanza e dei commerci internazionali con Clinton e anche con Blair e con gli altri uomini leader politici che ci hanno governato. Quindi il fenomeno nel quale noi siamo immersi è quello di un mondo nel quale il Novecento, che è stato un pezzo del Novecento, noi non ci dimentichiamo spesso che il periodo dei diritti e della crescita distribuita della ricchezza è stato molto breve, è durato tre decenni, dal 1950-52 fino all'85-86-87. Quello è stato il periodo d'oro del cosiddetto della classe media, in cui cresceva
c'era mobilità sociale, la classe media aumentava il suo reddito, c'era la proiezione, no? I figli di diplomati si laureavano, i figli di chi aveva la terza media si diplomava, il figlio dell'operaio diventava impiegato, il figlio dell'impiegato diventava professionista, cioè quella è stata l'epoca d'oro di tutto ciò, è stata l'epoca in cui è stato costruito il sistema di welfare, è stata l'epoca in cui sono affermati i diritti del lavoro, però è un pezzettino della storia che purtroppo noi abbiamo dato per scontato e forse non abbiamo lottato abbastanza, non siamo stati consapevoli abbastanza di quanto questo modello fosse a rischio. Oggi ci troviamo in una situazione particolarmente delicata perché, come diceva Carlo Formenti, questa rivoluzione tecnologica attuale, la quarta, ricordo la prima è stata quella, diciamo, del vapore, no? Dei motori a vapore, quindi della nascita dell'industria, della meccanizzazione dell'industria. La seconda è stata quella dell'elettricità, che ha cambiato ovviamente il mondo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. La terza è stata quella dell'informatica e oggi siamo alla la quarta rivoluzione industriale, che è quella della digitalizzazione. Questa quarta rivoluzione industriale ha dei connotati di rapidità fortissimi, come diceva prima Formenti, ma anche dei connotati di pervasività fortissimi, nel senso che riguarda questa digitalizzazione, riguarda la nostra vita privata, la nostra vita da cittadini, la nostra vita da lavoratori, la nostra vita da consumatori, cioè riguarda il sistema nel suo complesso. Dal punto di vista del lavoro, l'impatto qual è? L'impatto principale, direi, è che mentre le innovazioni tecnologiche precedenti, per fortuna, hanno sollevato moltissimo l'uomo dalla fatica fisica, l'operaio luddista faceva una fatica mostruosa, l'operaio al telaio meccanico che gli è succeduto era miserrimo, ma faceva meno fatica fisica, successivamente quell'operaio, diciamo, si è trovato in condizioni di vita migliori. Oggi la differenza è che la tecnologia attuale non solo sostituisce il lavoro fisico, ma sostituisce anche il lavoro concettuale e quindi la gamma di applicazioni nelle quali le macchine si possono sostituire al lavoro umano si è molto allargata. Alcune cose le vediamo senza neanche accorgerci. Prima andavamo in banca, c'era un cassiere, davamo un assegno, lui ci dava dei soldi. Adesso andiamo in banco, ma non c'è più una persona. Il check-in in aeroporto lo fai con una macchina, per dire, queste sono banalissime cose, però quello che sta succedendo è che dei software sostituiscono il lavoro di un commercialista, delle macchine sono in grado di sostituire abbastanza il lavoro di un chirurgo. Jack Ma, che è l'uomo che ha creato Alibaba, l'Amazon cinese, ha detto, penso l'altro ieri, che ci dobbiamo preoccupare perché tra un po' i robot ci sostituiranno anche nei consigli di amministrazione. In America la prima farmacia robotica è stata inaugurata, le auto senza pilota, cioè tutte queste cose le sappiamo. Quindi diciamo il tasso di sostituzione di queste tecnologie rispetto al lavoro umano sta diventando molto forte e sta invadendo aree che prima consideravamo intangibili da questo punto di vista. Si è cominciato con la sostituzione dei lavori proceduralizzabili, cioè lavori ripetitivi, sempre uguali, sono stati sostituiti già in parte dai software, no? Adesso si comincia con lavori in cui il tasso di personalizzazione è più alto grazie all'intelligenza artificiale e al machine learning. Quindi noi ci troviamo in una fase nella quale, diciamo, l'invasività, la pervasività di questa trasformazione tecnologica sul mondo del lavoro è molto forte. E che cosa, come ci possiamo porre di fronte a tutto ciò? Ecco, io credo che questa cosa ci ponga di fronte ad una serie di problemi. Il primo problema è che, come è successo nelle grandi salti tecnologici precedenti, forse succederà anche questa volta, ma non lo so, ma insomma nei salti tecnologici precedenti che cosa è successo? Che le macchine hanno distrutto molto lavoro, nel senso che lo hanno sostituito, e poi dopo un certo periodo di tempo si sono creati nuovi lavori, nuove opportunità e quindi si sono ricreate condizioni di occupazione. Questa volta non lo so, perché
non abbiamo un'esperienza di sostituzione di lavoro concettuale con le macchine, non ce l'abbiamo storicamente, quindi è una condizione completamente nuova da questo punto di vista. Quello che però so è che sicuramente si crea un gap, perché questo si è sempre creato. Perché c'è un gap di tempo e un gap di competenze. Quelli espulsi nel mondo del lavoro nel 1805 in Inghilterra, diciamo, quelli riassorbiti sono stati un numero minore e l'occupazione, diciamo, si è ripresa dopo 10-15 anni. Cioè c'è un gap di tempo tra il momento in cui la nuova tecnologia distrugge il lavoro che c'è e quello che la nuova tecnologia ne crea di nuovo tipo. Quindi c'è qualcuno che cade in mezzo a queste due sedie, c'è un gap temporale che crea un grosso problema sociale ed economico e c'è un gap di competenze, perché ovviamente è molto difficile pensare che una macchina senza pilota, un camion senza pilota, quindi perde il lavoro un autista di camion, io lo posso riutilizzare domani come creatore di applicazioni software. È difficile che questo avvenga. E nello stesso tempo ci pone il problema di capire come ci dobbiamo formare per i lavori che nasceranno nel giro di 10, 15, 8, non lo so, di un certo periodo di tempo. Quindi noi abbiamo un primo problema che è il gap di tempo, il gap di competenze, che va gestito. Il secondo problema è un problema di sostenibilità. Cioè, quando si diceva prima salario universale, o come dicono il salario di cittadinanza, si parla, nasce dal fatto reale, un problema reale, che è ovviamente sociale ed economico. Se le macchine sostituiscono il lavoro degli uomini e gli uomini non producono, gli uomini non guadagnano. E se non guadagnano, diciamo, la prima conseguenza economica è che non consumano. E i prodotti costruiti da quelle macchine, chi se li compra? Quindi qui c'è un problema di sostenibilità di quel modello, di un modello di sviluppo in cui il consumo, la produzione e il consumo sono il motore, diciamo così, principale. Allora uno può immaginare che questa sostenibilità sia ricreata artificialmente attraverso il salario di reddito di cittadinanza, per esempio. E il problema però che si pone è chi lo paga questo reddito di cittadinanza. Oggi noi sosteniamo il welfare con le tasse essenzialmente sul lavoro, cioè il grosso del prelievo è sul lavoro e sul consumo, non è sul patrimonio, la quota sul patrimonio è molto piccola. Ebbene oggi, con quella diversa distribuzione della ricchezza in cui il capitale assorbe una quota prevalente del reddito, molto sempre più forte del reddito, la tassazione sul lavoro non basta più. Lo vediamo già, no? Ne soffrono i nostri sistemi di welfare. Immaginiamo come finanziare un reddito universale, un reddito di cittadinanza. Si pone il problema di come tassare i redditi da capitale, però questi redditi da capitale non sono nazionali. Google, Amazon, Facebook, Instagram, le grandi società finanziarie in cui un investitore di Hong Kong compra attraverso una società di Londra un titolo del Brasile, cioè come la chiappi? Quindi c'è un grossissimo problema di recupero di gettito fiscale di una parte rilevante della ricchezza che non viene più prodotta in una geografia e secondo tipologie classiche. Cioè ci dobbiamo reinventare un fisco che però deve essere sovranazionale o comunque deve avere una forza sovranazionale per recuperare queste risorse. È un problema che abbiamo toccato con mano quando si è parlato di una tassa sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin Tax, dal primo che l'aveva proposta, che è difficilissimo fare, anche se sarebbe a mio parere giustissima, visto che noi compriamo un litro di latte e ci paghiamo l'IVA, non vedo perché non dobbiamo pagare una piccola fee quando compriamo un derivato oppure un'azione. Però è difficilissimo, perché i paesi sono in competizione per attrarre le risorse finanziarie e poi la politica è troppo debole rispetto alla finanza per riuscire a imporre una cosa del genere. Quindi si pone questo problema della sostenibilità. E l'altro lato di questo problema della sostenibilità è quello, direi, della qualità sociale.
come immaginiamo noi una società in cui ciascuno di noi ha un reddito ma non ha un lavoro? Chi siamo? Cioè che cosa ci identifica? Qual è il nostro connettivo? Qual è il nostro senso? Il nostro senso è quello che siamo anche attraverso, molto attraverso quello che facciamo. Cioè quello che facciamo è la parte di noi che condividiamo con il resto della società, no? Io faccio il medico, io faccio personalmente il giornalista, io faccio l'operaio, cioè il mio lavoro è quello che io condivido con gli altri che utilizzano i risultati del mio lavoro. Se io non lavoro, com'è una società senza lavoro? Come possiamo immaginarla? Il sociologo potrà dire qualcosa su questo, ma io credo che i problemi che io ho identificato, cioè quello del gap tra, diciamo, il lavoro distrutto e il lavoro creato, di cui non sappiamo le dimensioni e non sappiamo neanche le competenze che si creano, però è una cosa che ci deve occupare intellettualmente, perché noi dobbiamo cercare di immaginare come costruire le competenze giuste per incontrare il lavoro che domani si creerà, o comunque la disposizione mentale per acquisirle nel momento in cui questo lavoro si creerà. È un problema molto rilevante. Il problema di sostenibilità, che ha un risvolto economico rilevantissimo, perché se abbiamo una massa enorme di persone che non lavorano e che non hanno reddito, non ci sono consumi, non ci sono investimenti, la produzione non ha nessun senso e quindi il mondo si impoverisce. E c'è un problema, diciamo, sociopolitico, che oggi è diciamo un problema di impoverimento di classi medie, di classi operaie che vivono l'emarginazione di questo ciclo, diciamo, di riduzione del loro ruolo sociale, della loro capacità economica, e reagiscono politicamente con quello che chiamiamo populismo o con voti, diciamo, di certe figure leaderistiche, no? Dopodiché scoprono che queste figure leaderistiche che si presentano come molto popolari, i primi accordi che fanno li fanno con i poteri forti, come ha fatto Trump con la finanza e con il mondo militare americano. Ma come ovvio, è sempre stato così. I populisti al momento in cui vincono devono abbracciare i poteri forti, perché loro non hanno gli strumenti per governare la società e si devono appoggiare a chi ce l'ha quegli strumenti. E li abbracciano e si fanno abbracciare. Questo è l'esito automatico di tutto ciò. E ci abbiamo questo problema, secondo me, di identità della figura, dell'uomo cittadino, dell'uomo nella comunità, che è legata al rischio, diciamo, che questa rischio serio, abbastanza rilevante, che questa evoluzione tecnologica privi una parte significativa di noi, oltre che di reddito, anche di ruolo nella società. E questo pone un problema enorme. Concludo dicendo che, a mio parere, diciamo, io non sono un pessimista, anzi io penso sempre che il meglio deve ancora venire, anche se si passa attraverso passaggi faticosi e complicati, e tutto sommato la mia generazione, direi la nostra per quanto riguarda Carlo Formenti, di alcuni altri, è stata una generazione molto fortunata, perché noi abbiamo vissuto senza grandi sfide, non abbiamo dovuto scegliere tra come dire, la libertà e diventare partigiani o la galera, no? Come è successo solo a due generazioni fa, non ci siamo dovuti rompere la schiena in un campo per tirar su quello che le calorie che ci servivano per sopravvivere una giornata. Quindi è stata una generazione fortunata, ma questo è un momento della storia che ci pone delle sfide che sono anche molto affascinanti. Quindi io non sono pessimista, però credo che noi ci dobbiamo impegnare moltissimo, noi, diciamo, e comunque tutta la cittadinanza della classe dirigente, nel centrare e individuare i modi di affrontare i temi fondamentali, che sono: uno, la distribuzione della ricchezza. Quello che se la ricchezza prodotta in questi anni fosse stata distribuita equamente, Apple sarebbe Apple, perché Apple ha 250 miliardi di dollari nei paradisi fiscali. A che servono quei 250 miliardi di dollari? Cioè, sono soldi che non producono niente. Se invece gli operai di Foxconn fossero stati pagati più decentemente, questi signori avrebbero probabilmente consumato di più e magari comprato Apple. Il signor Ford, grande Henry Ford,
padre del fordismo e quindi della grande fabbrica, diceva: le nostre macchine devono costare abbastanza poco perché i nostri operai se le devono poter permettere, quindi corrispondentemente i nostri operai devono guadagnare abbastanza per potersi permettere le nostre macchine. Questa è una regola sacrosanta, diciamo, della sostenibilità del capitalismo, che a mio parere il capitalismo in questi anni ha abbandonato dopo averla abbracciata per non moltissimo tempo. Quindi il problema della redistribuzione della ricchezza è un problema chiave, e il problema dell'immaginare il futuro è il secondo problema chiave, perché non lo possiamo fermare il futuro, non è bello fermarlo per quanto riguarda me, cioè io non sono uno che pensa ai bei tempi andati, penso che appunto ci saranno un sacco di cose fantastiche che ci aspettano, però non dobbiamo subirlo, per non subirlo dobbiamo cercare di immaginarlo e di prepararci ad affrontarlo. Direi che basta così. Grazie, grazie. Onofrio, a te l'onore di chiudere questo ciclo di Scuola di Buona Politica. E ti lancio anche io qui una provocazione, ritornando all'incipit del tema proposto quest'anno, e cioè al binomio utopia e rivoluzione, e al fatto che l'utopia per l'uomo per molto tempo è stata rappresentata dalla possibilità di potersi liberare dal lavoro, e la realtà oggi ci dice che è il lavoro che si sta liberando dell'uomo. Allora la domanda, e poi però vai, concludi tu, è che tipo di società è una società senza lavoro? Non ci avevo riflettuto al fatto che concludo io la Scuola di Buona Politica, insomma, questo mi carica di una responsabilità che francamente rispetto alla quale non ero preparato. Comunque, sarò breve, anche perché in veste di... Io mi trovo sempre molto bene nella veste di discussant, tranne che con Carlo Formenti, nel senso che, come ho avuto già modo di dire in altre occasioni, io condivido sempre quasi tutto di quello che Carlo dice, per cui è difficile fare il discussant, no? Quindi non so, ecco, mi riesce difficile, diciamo, fargli le pulci, come si dice. E quindi, diciamo, non faccio questo. E in qualche modo, appunto, mi collego alla domanda che mi hai fatto, che mi sembra, diciamo, molto, molto stimolante. È chiaro che non ho una risposta, ma in qualche modo il tema è posto ed è, penso, quello centrale oggi. E voglio riprendere qui, partire da un accenno che ha fatto Marco Panara ai cosiddetti 30 anni gloriosi, no? E ha detto che è stato una sorta di lampo nella storia, quello dei 30 anni gloriosi, una stagione felice che è durata pochissimo e che comincia in effetti ad essere descritta, mi è capitato in più occasioni, no? Non soltanto oggi, ma in più occasioni mi è capitato di sentirla descritta come una sorta di accidente della storia, e in quanto tale, in quanto accidente, non universalizzabile e quindi non suscettibile di essere generalizzato e di diventare, di fare modello sostanzialmente, no? È stata una sorta di accidente. Ecco, io su questo non ho delle perplessità. Io penso che il fatto che oggi noi brancoliamo nel buio rispetto alle questioni di fondo poste da Carlo e da Marco Panara, vale a dire come facciamo a, in questa condizione di economia totalmente offshore, no? A redistribuire la ricchezza, no? Tutti questi temi di fondo, come facciamo a ripartire la ricchezza e a fare in modo che sia garantita quella partecipazione alla società e all'economia senza la quale poi tutto va in tilt. Ecco, secondo me noi rispetto a questi temi brancoliamo ancora nel buio perché non abbiamo riflettuto abbastanza
sia sul senso di quel regime novecentesco dei 30 anni gloriosi, sia soprattutto sul perché della fine, perché quel sistema è finito, perché è andato in crisi. E su quello secondo me c'è una certa reticenza, una certa rimozione anche da parte di coloro che ci hanno riflettuto. Diciamo, ci sono descrizioni di quella crisi o interpretazioni di quella crisi, secondo me di comodo, che in qualche modo rimuovono l'elemento più scabroso di quella crisi. E quale sarebbe questo elemento scabroso? Ecco, allora, la diagnosi fondamentale sulla crisi del regime del Trentennio Glorioso è che sostanzialmente, la dico in una maniera, diciamo, esagerata e se vogliamo anche banalizzata, in qualche maniera la trascendenza ha schiacciato l'immanenza. Che significa? Significa che, i grandi regimi novecenteschi socialdemocratici e dall'altra parte della cortina di ferro comunisti hanno sostanzialmente schiacciato, soffocato la creatività molecolare delle cittadinanze, no? E quindi questo ha prodotto una sorta di... In più ci si dice che quel regime è anche morto perché le aspettative dei singoli, appunto sempre questo confronto tra l'energia della cittadinanza che viene schiacciata appunto dallo Stato, ed è morto anche perché le domande sociali hanno raggiunto una dimensione talmente amplificata che lo Stato, la macchina dello Stato, non è più riuscita a soddisfare queste domande, questi bisogni sociali attraverso il welfare, attraverso i diritti, attraverso tutti i meccanismi che conosciamo. Quindi quel sistema è deflagrato. Ora, secondo me questa diagnosi è scorretta. Non sto a dire perché la cosa, insomma, richiederebbe molto tempo, ma sostanzialmente la mia diagnosi sulla crisi di quel regime è quasi ribaltata. Cioè, io penso che noi abbiamo raggiunto alla fine degli anni 70, un po' in tutto l'Occidente, uno stato di abbondanza, di abbondanza e di libertà. Cioè, i cittadini non sono stati soffocati dallo Stato, che era troppo pesante. No, i cittadini sono stati effettivamente liberati attraverso i diritti, innanzitutto, attraverso lavori stabili che garantivano un benessere consistente, attraverso forme di redistribuzione della ricchezza manovrate dallo Stato, gestite dallo Stato, che hanno garantito appunto una ricchezza condivisa. Quindi, diciamo, siamo giunti ad un a garantire alla stragrande maggioranza della popolazione occidentale uno stato di affluenza, di benessere, di libertà anche, mai raggiunto prima. Ecco, la mia diagnosi è che quei sistemi sono caduti proprio per questo, non perché soffocati, ma perché noi a quel punto non abbiamo più saputo gestire la nostra libertà. La libertà è una maledizione, la libertà è qualcosa di scabroso. Organizzare la vita sociale in una condizione di libertà è davvero difficile. Io interpreto la transizione neoliberale, quella che abbiamo avuto negli anni 80, come una forma di volontaria regressione, di deliberata regressione. È stato un modo per dire alle persone: adesso torniamo a quella che Marx chiamava la lotta per la sopravvivenza. Marx, come saprete, diceva che esiste un regime preistorico, che è quello che è stato il regime normale fino addirittura alla sua epoca. E lui diceva: siamo ancora in un regime preistorico, perché il regime preistorico è quello della lotta per la sopravvivenza. E noi avremo il comunismo nel momento in cui, diciamo, questa lotta della sopravvivenza non ci sarà più, ci saremo appropriati dei mezzi di produzione, quindi lì comincerà la storia. Okay?
In questo c'è una sorta di antropologia positiva, per cui si ritiene che quando un uomo è libero, quando un uomo è soddisfatto nei suoi bisogni essenziali, arriva in quel momento il bello. E quindi ciascuno potrà fare una vita creativa, libera, agiata, e il mondo vivrà in armonia. Okay. Ecco, io sono un marxista animato però da un'antropologia negativa e questo ribalta tutto. E io penso che vivere nella libertà è una impresa faticosissima. Non è una cosa che puoi lasciare al caso, non puoi lasciarla così alla mera disseminazione orizzontale, è una cosa che va organizzata, gestita, e questo noi abbiamo mancato di fare tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Secondo me quel frangente non l'abbiamo capito bene, e con quella narrazione che vi ho detto prima, cioè l'idea appunto allo Stato soffocato eccetera eccetera, noi siamo andati verso un regime che volontariamente si è dato alla precarietà. Io lo chiamo il dispositivo di precarizzazione mobilitante. Cioè la precarietà per me non è un effetto secondario e non voluto della ristrutturazione capitalistica. La precarietà è una politica deliberata, eh? È una politica gestita dall'alto, ovviamente dall'alto, ovviamente sulla base di interessi, eccetera, eccetera, però che è servita sostanzialmente a rimobilitare la società. Rimobilitarlo nel senso più perverso della parola, vale a dire nel senso della lotta per la sopravvivenza. Ripristinare un regime di lotta per la sopravvivenza, però in una condizione paradossale, cioè una condizione di sazietà e di saturazione. C'è una lotta per la sopravvivenza che non serve a niente, perché le risorse ci sono per vivere bene tutti. No, non serve a nulla, serve a nulla, non serve nel suo obiettivo economico, la lotta per la sopravvivenza. Ma un obiettivo antropologico, in questo Marco Panera ha molto ragione. Cioè, come facciamo a vivere in una società senza il lavoro? Io il lavoro lo intendo non come, lo intendo in senso hegeliano. Il lavoro è la forma di mediazione tra il soggetto e l'oggetto, ok? E quindi è il modo attraverso cui noi significhiamo la realtà, per cui il lavoro per me è insostituibile, cioè non possiamo stare senza il lavoro, eh? Perché il lavoro è la maniera attraverso il quale noi diamo senso alle cose, mediamo il rapporto con la realtà, ok? Quindi dire l'utopia di una società senza un lavoro significa l'utopia per me del non senso, vivere nel nichilismo. Ok, questo è impossibile, e io penso che coloro che oggi sostengono il dispositivo del reddito di base non tengono conto di questa variabile fondamentale. Abbiamo fatto proprio recentemente un numero monografico di etica e politica sul reddito di base, e ho tenuto a ribadire giusto questo. Allora, secondo me su quello ci dobbiamo concentrare, su quello dobbiamo lavorare come intellettuali, come si fa in qualche modo a costruire una società che già oggi può essere, certo, affrancata dal lavoro, ma affrancata dal lavoro nel senso affrancata dalla questione della sopravvivenza. Questo è il punto, non tanto il lavoro, la questione della sopravvivenza. E questo lo possiamo risolvere in 2 minuti, ce l'abbiamo lì. È una questione non economica, non è una questione economica, non è che ci mancano le risorse, è una questione regolativa. Ecco, questo è il punto fondamentale, il punto regolativo. Anche la discussione di oggi, secondo me, è stata in qualche modo, quasi inconsapevolmente, come viziata da una sorta di determinismo tecnologico. So che non è il caso di Carlo, ma oggi non ne ha parlato. Nel senso, quando prima abbiamo detto la tecnologia butta in mezzo ad una strada un sacco di lavoratori, però poi dobbiamo aspettare perché la tecnologia in qualche modo ci sarà una sorta di rimescolamento e poi tutti saranno riassorbiti. Ovviamente questo Carlo lo diceva in maniera ironica, nel senso che non è così. È vero, non è così, cioè provo a dirla meglio. Ci sono dei campi dell'umano che sono soggetti ad evoluzione, la tecnologia, la scienza, lì c'è un'evoluzione che possiamo definire pressoché lineare e unilineare, sebbene diciamo molti epistemologi
sarebbero in disaccordo con questa mia affermazione, però alla grossa è così, cioè la tecnologia evolve, ok? Ci sono dei campi dell'agire umano che invece non sono soggetti ad evoluzione, il pensiero non è soggetto ad evoluzione, secondo il pensiero filosofico, ok? Se diciamo, se paragoniamo un attimo a Kant, capiamo che non c'è evoluzione nel pensiero, no? Non c'è un'evoluzione lineare, no? Alcuni campi dell'azione umana non sono soggetti ad evoluzione. Uno dei campi che non è soggetto ad evoluzione, secondo me, è proprio quello regolativo, il campo regolativo. Allora, là sta il punto. Cioè, non è come facciamo in queste condizioni tecnologiche, a questo livello di evoluzione della tecnologia, a distribuire le risorse. Non ce lo dice certo la tecnologia, non è un problema di tecnologia. È un problema di regolazione ed è lo stesso identico problema di regolazione oggi, quindi non c'entra la tecnologia, che avevamo alla fine dell'Ottocento. Alla fine dell'Ottocento c'era lo stesso problema di regolazione. Cioè c'era grande scatenamento, ricchezza, eccetera, eccetera, però quelli che sono stati cacciati dalla macchina e che quindi sono diventati luddisti, non sono stati riassorbiti grazie ad un rimescolamento di tecnologia, ma grazie a un mutamento regolativo che abbiamo avuto nell'Ottocento. Ce lo dice molto bene Polanyi, ok? Un mutamento regolativo, cioè nell'Ottocento, ci dice Polanyi, noi abbiamo avuto un secolo liberista nel quale i fattori produttivi sono stati mercatizzati. Lavoro, capitale e terra sono stati fatti oggetto di mercato. Se nel Novecento noi abbiamo avuto prima quella fase, diciamo, perversa dei totalitarismi nel primo Novecento, nel secondo Novecento i favolosi 30 anni gloriosi, è stato perché abbiamo scelto un altro modello regolativo nel quale i fattori produttivi sono tornati nella disponibilità del collettivo, sono le istituzioni collettive che hanno in qualche modo gestito i fattori produttivi sottraendoli all'area di mercato, sottraendole al mercato. Oggi abbiamo esattamente lo stesso problema. Quindi il problema non è di tecnologia rispetto a questa tecnologia, come facciamo? No, il problema è sempre quello. Il problema è che all'inizio degli anni 80 del secolo scorso noi abbiamo scelto di nuovo la mercatizzazione dei fattori produttivi. E quando tu hai la mercatizzazione del lavoro, la mercatizzazione della moneta, la mercatizzazione della terra e quindi della natura, dell'ambiente, qual è il risultato? Il risultato è aumento delle disuguaglianze. Certo, c'è anche l'aumento della ricchezza, paradossalmente, però hai una società ingovernabile. Polanyi ci diceva che quando tu lasci i fattori produttivi al mercato, hai quello che lui chiamava un blind improvement, uno sviluppo cieco, no? E l'impossibilità di gestire la società in maniera ordinaria, di creare un ordine politico e un ordine sociale. Alla lunga quella società si sfascia, ok? Allora noi, il problema che abbiamo oggi è quello, è semplicemente quello di riappropriarci dei fattori produttivi come collettivo. Perché non lo si fa? Perché io penso che pure a sinistra questa idea è lontanissima. Cioè noi anche a sinistra siamo ormai completamente subalterni all'ideologia per la quale lo scatenamento orizzontale, reticolare, digitale ci porterà verso il mondo migliore. Questa è una stupidaggine, è un'assoluta stupidaggine, perché diciamo tu puoi godere della ricchezza prodotta dallo scatenamento solo se ti riappropri dei fattori produttivi e quindi se tornano le istituzioni pubbliche e collettive a gestire deliberatamente i fattori produttivi sottraendoli all'area di mercato. Poi c'è un problema di scala, certamente. Come lo facciamo? A livello di comunità locale, di Stato, di Europa, di Euromediterraneo, di mondo? È un problema tecnico, secondario. Il problema è di cervello, diciamo, è di dispositivo regolativo. È lì che non vogliamo entrare, perché quello è veramente un tabù. Cioè, anche a sinistra noi abbiamo l'idea che la regolazione collettiva sia una forma di autoritarismo. Polanyi ci dice, guardate che l'eccezione è quella che abbiamo avuto nell'Ottocento, ma in tutte le epoche della storia le società umane hanno sempre gestito deliberatamente i fattori produttivi.
Quindi l'eccezione non sono i 30 anni gloriosi, è stato un accidente, no, quella era la normalità della civilizzazione umana, ok? L'eccezione è oggi, è un'eccezione simile a quella ottocentesca, cioè stiamo in una condizione nella quale pensiamo che la tecnologia e il mercato ci portino spontaneamente verso il bene, no, è la politica, è la grande politica che ci può costruire un ordine, solo quella, ma se questo non ci entra nella testa, non ci sarà nessuna evoluzione e la tecnologia, pur producendo grande ricchezza, non riuscirà mai a redistribuirla e a creare una società, diciamo, giusta e buona. Bene. Il nostro tempo è scaduto, non aspettavo altro che poterlo dire, però c'è qualche domanda. Vediamo di fare delle domande però molto, molto brevi e stringenti. Prego. Quindi ho letto di una proposta di un sociologo, se non sbaglio, Di Masi, che non avevo capito bene, ma la cosa che avete detto voi adesso riesco a capire, quale diceva stiamo andando incontro a poco lavoro, meno lavoro per tutti e l'impoverimento appunto. Che facciamo? Diamo il nostro lavoro da volontari. Io mi chiedevo, ma se aumentiamo l'offerta diminuisce il prezzo, invece così sottraiamo il lavoro come merce, lo sottraiamo all'arricchimento di qualcuno sul lavoro e non solo diamo questo contributo volontario che si sottrae a questo meccanismo che abbiamo detto di capitalizzazione della manodopera, diciamo, ma intessiamo di nuovo delle relazioni sociali, che è quello che è venuto a mancare portandoci a questo forte egoismo e individualismo. E l'abbiamo detto anche l'altra volta con la mancanza di coscienza sindacale, perché secondo me, io lo chiamo un ritorno al feudalesimo, cioè il precario preferisce dei massi a un suo feudatario, raccoglierà le briciole, ma ha trovato un suo protettore, diciamo, e della collettività non gliene importa molto. E l'altra cosa che mi hai fatto riflettere, tu mi hai parlato di abbondanza, è proprio così, cioè io non mi ritengo povera, cioè io mi ritengo dipendente purtroppo, perché un mio amico che l'altro giorno è venuto dal Kenya ha detto, mentre i cinesi stanno costruendo una linea ad alta velocità che collegherà Nairobi ad un'altra città, mi ha parlato di questi due guerrieri che vivono in una capanna che sarebbe quattro pali su un telo, come costruiamo noi a Cozze, e passano una giornata a difendere il gregge dei leoni con due lance. Cioè loro dalla mattina alla sera lavorano e quindi loro sono poveri rispetto a me, però io senza quello che ho adesso io non saprei sopravvivere. L'altra cosa, avevo letto su un articolo su 24 ore che mostrava come retrograde la nostra legislazione, che è venuta a patti con i tassisti rispetto all'uberizzazione. Cioè il Sole 24 ore dava questo giudizio, cioè molto siamo provinciali, arriviamo tardi, quando invece il mondo va in una certa direzione. Mm-hmm. Osservazioni, più che domande. C'è Massimiliano? Sì, volevo ricollegarmi un attimo a quello che diceva lei. Lei parlava di mercificazione dei fattori della produzione. In realtà è vero quello che dice lei, perché in base a quello che teorizzò John Stuart Mill in merito all'utilitarismo, parlava in effetti della fenomenologia dell'utilitarismo in maniera tale che fosse del tutto naturale all'uomo. Il mercato in realtà è un'invenzione dell'uomo frutto della distribuzione, della necessità di poter posizionare un prodotto su un'area ampia. In funzione di questo, secondo me, rispetto a quello che diceva lei, assistiamo ad una mercificazione dei valori. Abbiamo avviato un processo di etigizzazione dei sistemi dei valori, per cui oggi la mercificazione dei valori porta addirittura a uno sbilanciamento totale tra quello che è la cultura del lavoro che è venuta a mancare. Quindi, nella sostanza, bisogna rimettere in moto i percorsi di conoscenza, riappropriandosi di quelle che sono le categorie insature del sapere, quindi della cultura in generale, e solo grazie a questo che riusciremo ad avere la meglio sulle tecnologie. Quindi, in un certo senso, rivedere quello che è il paradigma tra il lavoro salariato, e quindi il salario puro e il capitale, rispetto ai consumi e alle produzioni, attraverso l'intervento dello Stato, che deve garantire un percorso di apertura alle culture, rimettendo in moto le menti. Secondo me questo è la risposta a quello che diceva lei. Non penso ci siano altre opportunità. Marco Panana, il meglio deve ancora venire, ha detto lei. Sulla base di che cosa e in quale direzione?
No, nel senso che lo dicevo perché io sono un ottimista e quindi il mio approccio alla vita è questo, cioè io credo che la più bella poesia d'amore che io abbia mai letto era di due righe e diceva: invecchiamo insieme, il meglio deve ancora venire. Quindi è questo il senso, non è il senso, io immagino che andiamo verso una strada molto sconnessa, quindi faticosa, complicata, eccetera, eccetera, però non sono né nostalgico né penso che il meglio sia dietro le spalle, però non è un approccio, come dire, razionale, cioè io non ne posso fare un elenco dei fattori per i quali penso che il meglio debba ancora venire, se non per il fatto che sto bene in salute, che ho tanti amici, che ho una bella, cioè che sono sano, no? Ma questa è biologia e quindi è un approccio il mio alla vita, non è un'analisi storico-politica del momento che stiamo vivendo. La mia previsione è che andiamo verso anni molto difficili, sfidanti. Però devo aggiungere una cosa. Anche gli incontri che abbiamo fatto, il quadro è per niente rosso. No, però io forse sarà per il mio ottimismo, lo trovo sfidante. Ecco, cioè, allora noi dobbiamo anche, insomma, accettare il fatto che le cose bisogna un po' conquistarsele, no? Io personalmente non mi sono conquistato niente, perché il fascismo era già finito, il sindacato già aveva affermato una serie di diritti quando sono entrato nel mondo del lavoro, cioè è stata, forse sono stato viziato, no? E allora io penso che la sfida sia una parte del bello del futuro. Ovviamente si possono perdere queste sfide o se ne può uscire molto, come dire, feriti, però la sfida è una bella, è una cosa secondo me vitalizzante, ecco. Quindi da questo punto, questo è un altro aspetto per il quale penso che il futuro vada visto, insomma, con occhi aperti, con coraggio, con voglia di viverlo, non rassegnandosi a subirlo pensando che sia una cosa da subire o pensando che il passato non torna, il futuro non si ferma, e allora why not? Cioè, cerchiamo di prenderlo nella maniera giusta, questo è. Scusa, colgo l'occasione per dire una cosa che non avevo detto prima. Naturalmente la tecnologia non distrugge tutti i lavori. Cioè, ci sono tutta una serie di cose che possono essere ancora fatte dagli uomini. E l'Italia, per esempio, è un paese straordinario di craftsmanship, di capacità di fare le cose con le mani, di fare le cose, di produrre delle cose. Quindi, diciamo, è chiaro che c'è una parte molto importante del mondo del lavoro che è sottoposta a pressione. Dicevo, tutti i lavori proceduralizzabili, no? E quindi ripetitivi, sistematizzabili, che sono una parte rilevantissima del mondo del lavoro. Però ci sono tante altre cose che ci possono essere. Quindi voglio dire, e lo dico soprattutto per i ragazzi che sono qui, non è che chiudiamo la porta, andiamo a casa, vabbè, pazienza, ci sentiamo a fare, tutto finito. No, non è così, non è così. La storia non finisce, bisogna reinventarsi, bisogna cercare, diciamo, di trovare quelle strade per esprimersi anche attraverso il lavoro, anche se appunto molti lavori che fino ad oggi erano centrali nella struttura della società, questi qui progressivamente scompariranno. C'erano 350.000 bancari nel nostro paese 4 anni fa, adesso siamo a meno di 300.000, nel giro di un anno arriveremo intorno ai 200.000. Quando io ero ragazzo, fare il bancario era una grande prospettiva, adesso, diciamo, quelli che lavorano in banca temono per il loro posto di lavoro, vale anche per i giornalisti. Quando io sono entrato a Repubblica era un giornale che c'era 100 dipendenti, adesso siamo 450 e la preoccupazione è che si scenda, insomma, quindi è cambiato un po' per tutti. Carlo, vuoi chiudere? Sì, no, più che chiudere volevo riprendere le cose che ha detto Onofrio, cioè nel senso, cioè andrei più avanti rispetto alla sua ipotesi di rovesciamento sul trentennio, non come momento eccezionale ma come normalità emergente. In realtà tu hai fatto riferimento a Polanyi, non a caso adesso c'è moltissima gente che parla di momento Polanyi, cioè del ripresentarsi esattamente oggi della sfida che aveva affrontato Polanyi, dicendo sostanzialmente che un secolo di capitalismo liberista, l'Ottocento, aveva portato alla distruzione della società. Certo.
cioè è all'autodistruzione del capitalismo stesso, cioè in un modo sì, totalmente. Allora noi, se assumiamo la prospettiva di Polanyi, l'eccezione è il capitalismo, sì, in quanto tale, nella storia dell'umanità. Cioè il capitalismo in millenni di storia umana è l'unica forma di relazione sociale che ha trasformato in merce il lavoro, la terra e poi tendenzialmente tutto. Prima era schiavitù. Non era mercato. Non era mercato. Non era mercato. Non so se non stiamo parlando di sofferenza umana. Sì, 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 sì. Stiamo parlando di una dinamica. No, capisco, stiamo parlando di una dinamica. Cioè non mi importa nulla, gli schiavi erano prigionieri di guerra, c'era un modo di produzione schiavistico. Beh, servi della gleba. Servi della gleba era un'altra cosa ancora, per favore, facciamo le differenze. Sì, ecco. Cioè, sostanzialmente il capitalismo è l'unica forma nella storia dell'umanità che riporta tutto a merce. Non è che non esisteva il mercato prima. Nel bene e nel male. Nel bene e nel male. Il mercato esiste e probabilmente, secondo me, esisterà anche in una società post-capitalista, tranquillamente. Il problema è il mercato capitalista, cioè il fatto che il capitale, in quanto tale, non ha nessun vincolo di alcun genere nella mercatizzazione, non solo di fattori come la, ma della vita. Oggi siamo di fronte a questo, cioè qualsiasi fattore vitale, biologico, non a caso non c'è chi parla di biopolitica, è trasformato direttamente in merce. Questa è la logica. Il punto finale di questa logica è la distruzione del corpo sociale, dell'unità, della comunità. Non c'è alternativa a questo. Cioè il momento Polanyi era la presa di coscienza di quello che stava succedendo, che non a caso, peraltro, ha portato a due guerre mondiali totalmente devastanti. Cioè, è dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale che comincia il famoso Trentennio Glorioso. E comincia come effetto della devastazione della guerra e l'impossibilità di proseguire su quella strada. Comincia anche col fatto che esistevano dei vincoli, fra virgolette, politici, geopolitici, che obbligavano in qualche modo il capitalismo a ragionare in una dimensione di mediazione. Non ricordiamoci che c'era il blocco socialista, non dimentichiamolo. È caduto nell'89, ma era una minaccia costante, era la presenza, anche solo sul piano simbolico, di un'alternativa complessiva, che poi quale fosse la realtà del blocco sovietico è un altro discorso, ma l'investimento simbolico, l'aspettativa di centinaia di milioni di lavoratori in Occidente, era una minaccia, cioè la possibilità che ci fosse una rivolta totale nei confronti del capitalismo. E quindi c'era la necessità di una mediazione. Questa mediazione l'ha fatta la socialdemocrazia, anche quella che dopo la svolta di Bad Godesberg, perché l'unica vera socialdemocrazia è quella tedesca, tanto per non cambiare quali sono le egemonie culturali in questo continente, no? Anche quando quella rinnega qualsiasi rapporto con il blocco socialista, ma cosa che fu criticata dai socialisti italiani, da Nenni, eccetera, che non avevano questa posizione, continua ad essere il punto di riferimento di un'alternativa che può dimostrare alle classi subordinate che si può migliorare le proprie condizioni di vita senza imboccare una via di rottura antisistema, una via rivoluzionaria. È un passaggio, l'eccezione è questa. Quindi è giusto quello che dici tu dell'eccesso di libertà, ma quello è una base antropologica che ha consentito in qualche modo di gestire quel passaggio. Però lì c'è una questione di rapporti di forza che scattano. Cioè sono sempre i rapporti di forza. Se tu abbandoni il capitale, cioè se non gli poni alcun vincolo esterno ed interno di rapporti di forza, quindi della capacità di reazione delle classi subordinate all'interno e di un nemico all'esterno, va avanti come un rullo compressore. Non ha limiti, non si pone limiti automaticamente. Perché l'unico fine che ha è il massimo profitto possibile. E oggi questo è realizzato dall'economia finanziarizzata. Il massimo profitto non arriva dalla produzione industriale, arriva dalla speculazione finanziaria. I famosi 250 miliardi accantonati da Apple è che non gliene frega niente di produrre. Cioè quelli devono produrre altri profitti, non devono produrre altri prodotti, non devono produrre benessere, non devono produrre, come voleva Ford, un reddito degli operai che possano acquistare. Non gliene frega assolutamente niente, vogliono intascare tutto subito,
immediatamente. Quindi è solo il momento di rovesciamento, può avvenire solo, come dicevi te, con un intervento, con un ritorno alla dimensione della grande politica regolativa. Ma questo vuol dire, come dire, un passaggio pesante sul piano politico, vuol dire un passaggio pesante sul piano politico, e per quello io non sono né ottimista né pessimista. Diciamo che, come dicono i cinesi, no? C'è una meridizione cinese che dice possa tu vivere in tempi interessanti, no? cioè nel senso che sicuramente andiamo verso tempi interessanti, i tempi interessanti sono un gran casino, cioè, nel senso, quindi prepariamoci non tanto noi ma voi a vivere tempi interessanti. E con questo augurio vi ringrazio voi tutti, ringrazio Onofrio Romano, Carlo Formenti, Marco Panara e ringrazio soprattutto voi. E ci vediamo alla prossima edizione. Grazie, potresti vivere in tempi interessanti, la trovo molto bella, bellissimo, fantastico, è geniale. Posso